Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao a tutti! Sono qui. Che microfono stiamo aprendo? Ma questo qui è nuovo. Ah, sono qui coadiuvato dal nostro montatore Ciao! Matt! Benvenuti nella cripta! Grazie, grazie a cognome! Grazie a cognome! Si è attaccato a cognome, Si è che bello. Io attaccato. non mi si vedrà mai, non mi si vede mai. Vieni Bene più, così. ah, perché c'hai il sedere alla chat. Sì, è il mio incubo questo, va bene. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Rip Dufer. Un po' mi ci sento, un po' mi sento Dufer, con le cazzatine, con l'attenzione agli aspetti Guarda, seri. possiamo Che togliere lo sponsor, che non c'è non c'è sponsor sponsor. adesso, quindi possiamo togliere Questa è una live di lo prova, ragazzi. Abbiamo appena sistemato tutto l'ambaradan. Guardate che bello. Che sponsor. Guarda bello, che bello! che bello, libri, board games, abbiamo addirittura, se funziona, seconde camere brutte, seconde camere Bruttissimo, brutte, bruttissimo. Però bello, c'è, bello, è brutta bello, ma c'è. grazie, grazie a tutti ragazzi, grazie a Cognome soprattutto, grazie Ah. a Andri 2327, Richard 8725, tutti quanti il numero di telefono, sei presente? Vedi, questa è utile perché ho visto già un'animazione che non ci dovrebbe essere, quindi poi Ok, dopo oggi debaghiamo un po' di cose. debaghiamo, Grazie Mirko debaghiamo. Cazzolla, Renald 2704, Alto Pascio 8 mesi, mai chiuso un porno così velocemente, e aperto un altro. Esatto. Just Random Boy, buonasera. Mainez, Glaucorec, Jvnczzon. Intanto vi si chiede se a voi sembra l'audio a posto, se c'è qualcosa. Tutto Un giusto? feedback, lo Sì. Che licenzio, lo tengo lo schiavo, lo tengo, gli do lo schiavo. faccio? Che faccio? Lo lascio sto canale Twitch, Questo lo levo prima che ci ammazziamo, Sì, intanto. sì, 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 sì. Allora, un po' di spiegazione. Troppo caldo col È già cappello. calpestato con le ruote, comunque. Già è finito È già tutto. finito tutto quanto. Allora. Ho preso questo ufficio. È grande, più grande di prima, e da qui arriviamo. Radon 90, just resus. Questo non si è rippato. Questo perché Perché è un primo resus. più di 3 mesi evidentemente Bisogna devo mettere un essere, ma messaggio stiamo a stretti ragazzi, qui il montatore può montare le Kallax, posto. È montatore fisico, però. può montare le cose, può mettere i libri male, male. Mannaggia, Rippa, hai deciso di andare in live durante il Liccardo. Ah, c'era la live sul Cerbero, sul Liccardo. Sì, l'avevo sentito Non so dire. nemmeno chi sia. Boh, uno che ogni tanto un meme. Sì. Il montatore esatto si è privata. No, allora, che è successo? Siamo trasferiti in questo ufficio. Mi sono trasferito, purtroppo Matt non può essere con me sempre. Vorrei, dopo questi giorni devo dire che vorrei, Sarebbe molto una bello, molto figata. bello. Ma sai che c'è anche vita fuori? Ma io Sei rimasto chiuso tutto il sì, tempo? sono andato a fare una passeggiata nel bosco in realtà, non ho Mi interesse. chiedono chi è il dottore col cappello. È Matt, il mio. Nasce montatore? Il dottore col cappello sarei io o Sì, sì, sarebbe sì, quello che sì. suonava? No, sarei io. Ah, è Perché vero. anche lui c'aveva il cappello. È vero, è vero. Il dottore col cappello qui vicino a me è Matt, colui che mi ha inizialmente aiutato tanto col montaggio dei video, il video editor, ma ormai è diventato un po' diciamo, la mente creativa dietro Mr. Rip. Io non conto un cazzo, sono un burattino, ragazzi, ormai. Sono nelle mani del CDA e del Il montatore. dottor Cane, il Avola Burgstaller del canale di Mr. Reed. E quindi abbiamo ridisegnato un po' tutto quanto. Sì. Quest'ufficio si trova sempre a Zurigo, vicino a dove stava il mio vecchio coworking, relativamente vicino a casa mia. È un ufficio, una stanza di, che sarà, 7,5 x 4. Qui c'è un'altra stanzetta dietro, che è un ufficetto più chiuso però come caverna per il deep work. E niente, oggi volevamo provare un po' di microfoni, un po' di Sì. inquadrature. Faccio fare un piccolo tour. È un green screen. No, non è un green screen, vedi, è andato nel background, è andato, eccolo Ciao, lì. non mi si vede.
Il tuo agente, non proprio. Ecco, non posso selezionare i commenti e metterli nei highlight. Vabbè, questo è. Siamo tornati su OBS finché non cresce. Oggi è cresciuto due volte. Purtroppo disinstallato, reinstallato, pulito. Continua a crescere, per cui ci riproveremo. Voglio restare su OBS con gli overlay, con le cose carine. Ma se le cose fanno schifo, si torna su strumenti più affidabili. Rip, se vuoi fare Joker 2, il tuo sorriso è così buono e gentile, fatto per un ruolo matto. Sono matto, Ma è una qualità. Ho portato anche le bimbe per vedere la. No, in realtà, è venuta mia figlia grande qua e ha messo lei a posto tutti quanti i libri. Infatti, come potete vedere, tac, ecco i libri messi a posto male. Non so, sono da mettere ancora a posto i libri. Ma l'ho messi a posto male bene, cioè sono messi a posto male bene, ma molto bene, molto male bene. Allora, per raccontarvi un po' il layout dell'ufficio, sono tre Kallax. Grazie ragazzi, non sta dietro, non mi si sta più dietro. Sono tre librerie Kallax IKEA, come da un calcio balla tutto. Lo so, balla, lo fanno, balla. Ma quella lì balla. Sì, ah, solo quella dici? Ah, certo, perché forse si può stringere un po' meglio. Vediamo un po' se si può stringere un po' meglio. Mo guarda i danni. Un pomeriggio passato aggiustando. Basta. Ragazzi, live di prova, quindi non vi aspettate chissà che cosa. Stiamo vedendo un po' la resa, se tiene, se l'audio è equalizzato, serve un po' di roba. Tre librerie Kallax 5x5, la produzione non ha badato a spese. Che è? Quella in fondo Board Games, grazie Niccolò. Qui altro bug, il layout degli overlay sta troppo a bordo, quindi Niccolò là non si vede. E lo sposto subito. Spostalo in real time. Quindi libreria in fondo per i Board Games. Tra l'altro ragazzi, Board Games che saranno un tema centrale di Rip Non In Live, quindi vuol dire qua dentro si gioca a Board Games. Quindi ragazzi, chi è vicino a Zurigo... sappiatelo. Subatevi. Si è cancellata la chat. No, è tranquillo. Mi sa che quando cambio scena va messo. Resetto. Ah, è resettata. Subatevi, così vedo se funziona. Bravi, funziona. Grande Nano Confuso. Nano Confuso, ti devo scrivere. Lo so che devo scriverti. Lo so. Sto un po' indietro con le cose. Non riesco a star dietro. Comunque. Un'altra serie. No, mi cambi la scena apposta. Bella. Ciao. Vieni qua, quante sei? Ecco. No. Sedie, non abbiamo badato a spese. Abbiamo badato a spese. Sedie IKEA. Che qualcuno mi deve spiegare. Ma IKEA una volta faceva le sedie più robuste. Aspetta, dove stai? Il mio obiettivo è infastidito. Dai, che mi si vede. ma pensano un grammo. Cioè, tutti i soldi che l'ho pagate. C'è della live in questo bug. Ma la stanza della casa è dedicata a Frozen. Più o meno. Sì. Diciamo che diventerà, sì, la prenderanno in possesso le mie figlie. O io anche, se tu. Decido di rimanere. Attenzione, il ragazzo alla pari ha deciso. Alla pari. Non si monta a casa mia. Non si monta. Troppe donne. E, troppi pochi LED in giro. Oh, good point. Spiegaci. E manca il tuo design. Mancano i LED. Quella luce che vedete dietro la sua testa, quella lì verde, che è la famosa luce verde che c'era già prima. Quella lì verde. Esatto. Quella lì andrà lì dietro, invece. Ok? Lì dietro. Perché è più bella lì dietro? Le due lampade che già conoscevate. Dove state? Lì. No, lì. Le due lampade che già conoscevate verranno messe qui. Oggi non le è riuscita a portare perché giustamente non c'ha la macchina. E quindi. Gli scherzi, facciamo le prove. Esatto. E magari avremo anche una terza camera presto. Mancava un adattatore, altrimenti avremmo avuto una terza camera. Dove sta? Dov'è l'hardware? Sta da qualche parte, l'ho tolta per fare scena. C'è dell'hardware. Comunque avremo le due lampade che cambieranno colore insieme a quello. E avremo forse, ma non adesso, però devo convincere. Voglio dei LED dietro le Kallax. Per mascherare l'assenza dei contenuti. Esatto. Facciamo un sacco di musichette. Solo forma. Fuori c'è la morte. Solo forma. È la locura. Grazie alla S di Zizek. Grande. Un anno con noi, un anno assieme. Allora, dicevamo, questo tavolone qua probabilmente ospiterà anche persone dal vivo
in live per fare delle live con ospite dal vivo. Quindi ogni tanto qualche amico, qualcuno che riuscirò a portare qui, si avvicina al tavolo e si fa l'episodio da lì. Abbiamo altri microfoni, altre cose. Subito dietro la chat. Guarda, su, Subito dietro la chat. Ma subito dietro la chat. l'obiettivo era quello lì, nascondermi. Tanto io questa non la rimonto. Questa non Qui la va montavo, unlisted per la questa va storia, ma. unlisted. Quanto è bello il tavolo di gara? Ma infatti è più bello. Sapevo che era bello, non pensavo così È tanto. veramente bello. È un tavolo Skogsta, come si chiama? Skogsta. Tra l'altro abbiamo anche ma Funzionano lo le altre. share screen È tutto lo schermo è tutto intero. lo schermo Quindi che è pericoloso, prima metti quello che fratello, devi è mettere. pericoloso. Beh. Infatti Intel ha fatto Windows Capture. Vabbè, e Vabbè. poi lo rifacciamo. Skogsta IKEA. Eccolo qua. Fai vedere quanti soldi abbiamo speso qua. Vediamo se funziona. Metti screen share reaction. Abbiamo due. Oh, questa Però non è funziona la chat qui. Non ho fatto in tempo, ragazzi. Non ha funzionato la chat. Però c'è Oscar. un overlay brutto, È buio. quello dove andrà la chat. Dove andrà la chat? Quindi immaginatevi che voi state lì giù c'è un overlay brutto. Questa, ragazzi, voi siete on the ground floor of something great stasera, eh? Siete proprio, eh? Questo è il tavolo IKEA con le sedie. L'ho preso anche, era in sconto a tipo 4,99 fino al 30 agosto, per cui. Vedi qui che ti chiedono, ma c'è il link affiliato mrrip/IKEA? Magari, IKEA è uno sponsor che Me io lo sempre sono. farei, però ve lo sponsorizzo anche se non mi pagano. IKEA, se non lo conoscete, è un sito che vende mobili e quindi ben venga. E le sedie sono. Guarda quanto è È bello però questo quadratone. bello, è bello. È Qui bellissimo. non starei comunque mai al Mai centro. al centro. Vabbè, Dai, sto da però se solo ti metti adesso. al Una centro, sto da solo. guarda che bello che Porca miseria. Poi adesso di sera è buio, ovviamente. Queste sono le sedie Ingolf. Le sedie non costano così del tavolo per le sedie. E abbiamo anche un altro screen share. Uno screen è. Questo, share anche qui manca Rip la chat, mancano delle cose. Ragazzi, il tempo è quello che è, ci si fa stanotte. E qui per Rip Money, ragazzi. Money. Che è una startup come Nvidia, un po' semi sconosciuta. C'è chi chiede, nessuno, ma la chiedo io. Che sono tutti questi simboletti, Matt? Questi. E non c'ho le rotelle. Questi. Quanto sei là? Vabbè, Quasi quasi. figata. Questi simboletti sono i simboletti del pattern proprietario di Mr. Rip, ragazzi. Quest'anno avremo il pattern. Gli stilemi, vedete, potete vedere la lapide, potete vedere il simbolo di Google Sheets, potete vedere il simbolo del dollaro, il simbolo dell'euro, il simbolo del franco C'è svizzero, un passeggino. potete vedere un passeggino, potete vedere un portafogli, Aia, beccato, copiato da MKBHD, dai, MKB. MKBHD. E la risposta a questa domanda, che non è una domanda, è sì, Ma Gesù ci ha forse. già Ma perdonato. Gesù mi ha già perdonato. Suona da nabbo, ma significa che puoi personalizzare l'interfaccia di Twitch a piacimento? Aspetta, ferma. Non so. Non avevo capito che era questo il livello, ragazzi. Scusate un secondo. Ci sta Jax25 che se puoi personalizzare l'interfaccia di Twitch a piacimento, mi metto in mezzo. Ma in realtà tu su Twitch streami uno stream video che puoi lavorare in qualche modo nel tuo software o altrove. Quindi sì, puoi personalizzare quello che stai streamando. Usiamo noi OBS quando va bene. Al momento diciamo così, che nelle live da solo con ospite dal vivo vorrei utilizzare OBS con questo bel layout, con la chat, con le varie view count o eventualmente sponsor o altre cose. Nelle live con ospite da remoto probabilmente ancora utilizzeremo StreamYard, Per adesso. però può darsi che si passerà a una soluzione un po' più seria, un po' più divertente, diciamo così. Ora sto finalmente in un posto con 10 gigabit Ethernet, collegato via Ethernet, problemi di banda non ce ne stanno, e i crash OBS potrebbero esserci, quindi. Ma stiamo registrando tre video, tre, no, tre o quattro fonti contemporaneamente. Diciamo, il prossimo collo di bottiglia potrebbe essere il desktop Eh sì. computer,
che c'ha un paio d'anni, era un ottimo computer 2 anni fa, può darsi che il prossimo upgrade. Vedremo, non sono io qui, non mi spingo, siete un pubblico di informatici, ingegneri informatici, io ho fatto antropologia, non è il mio. Rip dietro la chat sarà il tormentone di questa stagione. Sì, ma sì. Ma perché adesso ci sto io, dai. Sì, dai, ma tranquilli, ma è bella. Poi sono monocromatico apposta, l'ho fatto. Quanto è bello, lo sai cosa sembra? Per chi capisce, un po' Peter McKinnon, mi fa un po' nuovo studio di Peter McKinnon, per chi capisce. Alfredo, 2 attori si devono guardare in faccia e dire le battute. Non mi fare la fotografia politica, non mi fare la fotografia canadese. Allora, ha letto il libro Too Bad to Be Ignored? No, non. Davide Pierre, non so se è attaccato a cognome, grande, grandissimo. Quanto è bello, si è attaccato a cognome, dai. Meglio antropologia o ingegneria antropologica? Meglio antropologia o etnologia? Meglio antropologia culturale o etnologia? Nessuna delle... Fai meglio ingegneria informatica. Io in OBS lavoro in 16K, beh, te spara K a caso, peggio che il prezzo orario del 16K, che ti fa con OBS 16K? Boh, forse è quello che gli è costato. Comunque, chi è Matt oggi? Tu sei al centro oggi. No, mi devi fare questa domanda, dobbiamo portare avanti il tavolo e fare il podcast. E fare il podcast, sarebbe interessante. Dopo ve lo facciamo vedere da in chiusura, vi spostiamo. Perché lui l'ho incontrato in un bar a Torvaianica. Lui o è il più grande genio o è il più grande coglione del mondo. Sulla Roma L'Aquila. Sulla Roma L'Aquila. Come poi, si chiamava quello, il vecchio che trovano Duccio e René? Monte Carlo. Monte Carlo. Questo è Monte Carlo. Ma vive a Zurigo, no? No, purtroppo vivo, no. Vivo a Ostia. In che a Ostia. La Zurigo, no, vivo a Ostia Antica, che è la Zurigo del 10° municipio di Roma. Pensavo la Zurigo del 10° secolo avanti Cristo. No, è anche. Anche. C'è una scena diversa per il podcast, ci sarà una scena per il podcast che la devo fare perché non era oggi, e ci sarà la chat, come ve la faccio vedere? No, rilasciami quella di prima, lasciami quella di prima, non c'è, non esiste. La chat sarà qui, qua, e qui non ci sarà, ecco, vabbè. Piace troppo la seconda camera, mi piace troppo. È bello, però è per fare le cose, cioè tipo, mi parli, dici, ragazzi. No, allora, vi racconto un po'. Ho preso questo studio qualche mese fa, con ingresso il 1° settembre. Il 1° settembre siamo entrati. Coordinare tutte le attività è stato un casino. Far sì che internet venisse attivato il 1° settembre. Internet, contatto internet fibra ottica, prenotato 20 giorni prima. Il giorno prima, giovedì 31 agosto, mail. Complimenti, il internet partiva dal 7 settembre. Fatto telefonate pure a Gesù Cristo, me l'hanno fatto partire il 1° settembre. Se no oggi non avevo neanche internet. Matt sincronizzato per farlo venire dal 31 fino a domani. Te ne vai domani? Domani sera. È passata una sera con le bambine e già non ce la fa più. Posso dire che è anche comodo per dormire questo studio? Posso dirlo? Perché c'è un divano... Attenzione, c'è un fantastico divano lì. C'è un divano che ricorda vagamente ispirato, ispirato a un grande pezzo di cinema, grandi pezzi di cinema mondiale. Sì, questo qui è un divano proprio per fare dei casting nella stanza di dietro, un divano da casting della stanza di dietro. Esatto, è lui, esatto. È lui. Che poi sposteremo. Però c'è la chat. Aspetta, vediamo un po', vediamo la chat. Però se levi la chat, non levi. Non levi la chat, che l'ho tolta da stessa. È vero, ok. Devi fare così. Guarda, ti dico io cosa devi fare. Devi fare così. Devi nasconderla dietro. Proviamo, sì, vero? Ecco. Eccolo lì. È un po' buio, ma immaginate. Ma ci sarà una lampada. Aspetta, faccio la luce. Effetti luminosi. Mazza, impatto. Eccolo qua. Guarda quanto è bello. Quante ne ha viste sto divano. E vi dirò di più. Si può anche quasi, non si vede niente. È reclinabile, tipo viaggio a Cracovia di Verdone. Che Cracovia pure. Nonché smontabile. Mi è costato un occhio della testa, ragazzi. Ecco, 80 franchi su Riccardo usato. Ecco, un occhio della testa. Come diventare milionari. E questa dove stava? Tipo qua. Stava, no. Sì, anche volendo. Sì. Disattivato. Sì. Tac. Adesso abbiamo fatto un casino. No, va bene. È così. Va bene. Esatto. Se no, guarda, lo puoi fare anche più semplice. Guarda, vediamo, questa è tutta, è il bello della diretta. Il divano dell'antropologo. Sì. Infatti ci ha dormito male. Se tu fai così... Spegni il livello Stream Elements, quindi tu fai così,
Fai. Dov'è? Così, poi la coloriamo e hai fatto, hai tolto la chat, però lo devi fare due volte. Ecco qua. Poi lo metterò in un gruppo, farò cose, ragazzi, ma qui. Ma Toxi chiede se l'abbiamo montato con luce UV. Sì, l'ha montato con luce UV, sia il giorno l'ho preso, era a posto. Poi l'ho controllato prima e adesso ha delle strane macchie, ci ha dormito solo Matte, non so, chiederei. No, perché ho mangiato i noodles I là. noodles Sì. Ho che si vedono, dormito ok, chiaro. noodles, per questo, capito? Attenzione, Rip, che ne pensi del rally di settembre? Il sentimento ribassista o l'aspettativa che le azioni scenderanno nei prossimi 6 mesi? È al 34,5%, come mostra l'ultimo sondaggio. Ma io non sono un investitore passivo che non sta lì a fare timing del mercato, tranne con le meme stocks, per cui lasciateli parlare, lasciateli parlare. Seguite le notizie in genere, fate peggio sul C'è mercato. un alert aperto, c'è un suono che viene dal computer di qualche Cioè, tipo. Non un credo che sia. segreto, c'è qualcosa. No, ci sarà Telegram aperto probabilmente. No, il mio no, forse il tuo, tu hai qualcosa. Io? Io qui No. te l'ho killato. Strano, no, qui non dovrebbe esserci. A meno che. Non vedo. Ok, però sto ragionando. Abbiamo detto che. Sta funzionando tutto. Lo screen share deve essere diverso. Deve essere soltanto. Soltanto finestra. È un po' buio. Devo portare altre luci. Ma comunque, ragazzi, ho scritto un po' di video su un paio di cose che girerò nei prossimi giorni. Quindi la prossima, forse la prossima live farò, se riesco, in settimana. Sarà una live in cui presenterò il No, vai. programma del 2023-2024. Comunque saranno molte più live pomeridiane. Quindi il pomeriggio la luce è casuale. Questo ufficio ha quattro finestre. Ne vedete due di finestre? Ce cioè sono altre due, la luce è molto variabile. Sarà bello. Sarà bello, In sarà compenso bello. ci sono delle tende che non coprono il sole e che quando c'è vento si tolgono. Loro non sentono alert, attenzione. No, era il mio, forse lo sentivo soltanto io. Però quando c'è un alert si sente qualche rumore oppure No, no? ma anche perché il desktop audio è chiuso e tolto. Chiaro, però. Quindi anche se fosse il tuo non lo No, sentivi più. però chi vede su Twitch lo sente. Cioè l'alert va anche lo stream Twitch. L'alert di Twitch. Ma tu mi hai detto che non volevi suoni e quindi non ci ho Ah, messo suoni. ok, perfetto. Quindi è voluto che non è Grazie a trascorso. Cognome perché ci ha Grazie a messo i suoni. cognome, grazie a cognome. Grazie Milani Tommaso, grazie. Allora, qui ci sta, ma da questa stanza ogni tanto una one shot di D&D la portiamo. Può darsi, può darsi. Beh, board game sono presenti e li vedrete. È pieno. A riguardo, tac, togliamo la seconda camera, che è un po' più poveraccia, ma ci piace anche così. Per adesso, Quando monteremo quelle serie. La seconda gamma sono palesemente sempre dietro la. Ma assessore, va bene così. se faccio scena, vabbè, dopo. Allora, come vedete, ci sta la. Occhio non appoggiare troppo, se no Sì, no, c'hai ragione. pure l'anima. Qui abbiamo troppi microfoni attivi. Quello No, 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 si è attivo, chiama. Però soltanto uno è attivo. così no, io manco Non esiste. Bello, perché. Bello, Hide. questo è. Prova Love. Prova Lav e il lavalier di Ah, il prima. lavalier. Ma ha tentato con un microfonino di quello che si mette addosso? È Poi no, bello, è lascia. Dai, bello. Però, che vuoi fare? no, no, niente, volevo togliere la chat davanti. Ah, sì. Ti dà proprio fastidio Mi sta dà cosa. molto fastidio, mi trigger malissimo. Via Stream Elements e via overlay chatbox. Questo, ragazzi, è il motivo per cui questa camera deve essere un'altra scena, come dicevo io, perché così nell'altra scena spostiamo la chat. Sì, può darsi, Ma può comunque, darsi. voi sentite decentemente? Questa è la Si domanda. sente bene o sembra troppo basso, alto, medio? Frizza manetta, davvero? Ma mi sa che penso sia la tua, perché qui si vede tutto bene in realtà. Sentiamo Sentiamo da da Dio, Dio. perfetto, Bene. perfetto. Grazie, Un grazie, po' pelato distante. buggato. Aia, pelato buggato, eh? Ce l'hanno con te, ce l'hanno con te. Un po' distante. Sembriamo poco coinvolti. Sembra quelli da call di lavoro in cui uno guarda un altro schermo. Esatto. No, era solo per mostrarvi un po' le librerie. Detto, qui abbiamo quella con i board games e sopra metterò una sfilza dei board games. La seconda libreria che comincia, ci sono ancora board games da So Good They Can't Ignore You. Quello l'ho messo, vabbè. Bravo, in vista. Sarà di libri.
libri e ancora Mondo Dungeons and Dragons, che è board game e libri, e poi ce n'è una terza che sarà ancora da in via di definizione, però la faccio vedere. Vedi la terza camera? Prima camera, seconda, quella che ho io, e la terza laggiù. Lì ancora luci e così via. Come distruggere un'inquadratura? Ah, Vabbè. è ancora automatico. Così, così. Poi, poi, poi. Comunque c'è anche un altro libro, mi rimetti l'altra. Te l'ho messo come. Il mitico, aspetta, dove stai? Sarà complicato, ci vuole un bottone. Usa l'altra scena, la vedi? Cioè, C'è la scena. la scena. Prova. Dici? Prova, dovrebbe Questa essere. Cambio nome, scena. cambierò nome. Però se questa la faccio così e vado su prova. Qua, no audio qua. Ok, non si sente l'audio nella scena prova. Non si sente audio nella scena Scusate, errore mio, non a caso la scena prova si chiama prova. prova. Prendiamo Mick Samson braccio, andiamo su prova. Pac. Adesso si sente l'audio anche qua. Rip fissa tutto. Poi abbiamo in fondo, potete vedere, due belli. Sono belli. Guarda cosa ho fatto. Di Guarda cosa ho notte fatto. sono belli, No, eh. guarda cosa ho fatto. Questa riga. No, sbagliato. La spostata così. No, no, doveva essere perfettamente Ma è allineata. storto, l'ho spostato io questa, L'hai eh? spostata tu. Doveva Sì. E essere perfettamente non allineata. lo è, ancora datti qualche millimetro. Ecco, così. Wow. Eh? Che Wow. bello che Wow. Questo è veramente il Samsung Meteor che ci fa. Questo era vecchio del coworking. Adesso lo porterò nell'altra stanza. Io ho un'altra stanzetta di là che purtroppo non posso farvi vedere perché dovrei, non so come fare. E di là ho più o meno un setup con laptop e monitor esterno. E in teoria il setup che avevo nel coworking prima, che avevo anche un microfono così, avevo anche una delle due stream cam che vedete qua, che avete visto qua sopra, che però al momento di là non mi servono. Quindi di là sarà, grazie Riccardo Civiero, di là sarà la stanza del deep work, perché Rip, da appena finisco la burocrazia e col setup, la mattina sarà dedicata al deep work su contenuti, scrivere video, scrivere libri e scrivere corsi. Quello sarà il deep work mattutino. E quindi mattina sto di là, pomeriggio sto di qua, a fare call, live e chi lo sa, chi lo sa. Dai, che La puoi st... affittare per le BS, per le bullshit, cos'è? per Corsi su cosa? Ne ho parlato la scorsa live, farò un contenuto a parte. Non partiamo col pippone ogni volta, se no devo ripetere, però ne parleremo a parte. Wow, c'è gente, eh? Non mi quanto è risultava da. bello vedere quanta gente c'è. È bello. Sì, funziona. Ok. Berlusconi Silvio, così, del botto senza senso. Rip, cosa ne pensi di Trade Republic? Non ho ancora un'opinione molto formata, ragazzi, non ho un'opinione molto formata. Però cioè, mi stanno un po' tampinando, giustamente, perché il head of marketing per l'Italia è comunque un ex Googler che mi segue, per cui ci ho parlato più volte, devo fare un catch up. Mi sembrano al momento affidabili, però non ho abbastanza dati per giudicare, quindi non ho un'opinione ben formata ancora. Sembrano niente male, però non l'ho mai usato, non posso, penso neanche usarlo, non lo so, non lo so. Cambio location, ennesimo affetto zurichese o affitto zurichese? Diciamo che sì, cambio location per quale motivo? Primo, da casa stava diventando impossibile lavorare, perché ho, per chi non lo sapesse, ho tre figlie, di cui due che vanno verso i 2 anni e gli manca tanto così dalla maniglia. E quando raggiungono la maniglia è la fine. E poi ho una figlia di 5 anni e comunque sono impegnative, lavorare da casa mi era difficile. Quest'anno sarebbe stato molto difficile. Inoltre il co-working che avevo prima non era adatto per fare queste cose qui, era un ufficio condiviso, quindi ho deciso di fare un po' il passo più lungo della gamba e ho preso in affitto questo ambiente che a me piace particolarmente. È ovvio che non è gratis, costicchia, però me lo concedo per un paio d'anni. Vediamo che succede. Se in un paio d'anni
La mia attività diventa sostenibile? Bene, se no, smontiamo tutto e viene il wine bar del non Alberto. Però è venuto proprio carino. È Posso proprio dire, sì. rispetto a com'era, vuoto 3 giorni fa, cioè oggi il tavolo ha messo. Vediamo se abbiamo una diapositiva. Ho Ma hai di noi che montavamo, hai la. qualche foto sparsa, tranquillo. Mo' aspetto che si frizza un po' perché se Sì. sappiamo un po' di problemi hardware da risolvere, però è così, è la vita. Le spese dell'ufficio le scarichi al 100%, no, le scarico al 100%, Non per ragazzi. niente c'è il divano di pelle nera. Vediamo un po'. Allora, com'era? Com'era? Questa è quella bella. Se Io ho quella di fatto oggi. delle foto e le ho salvate qua perché non le vedo. Vabbè, adesso le trovo, Però loro non ragazzi. stanno vedendo e Lo noi so, lo so. stiamo vedendo voi. Sì, lo so, ma è voluto, tutto voluto, tutto voluto. Mentre le cerco, vi racconto due cose Allora, interessanti. c'è Leo Pronte che ci dice che c'è Umberto. Lo sappiamo che c'è Chi Umberto, è Umberto? Eco. C'è un po' di Ah, c'è un po' di Eco. Umberto, c'è un po' di Ne Umberto. abbiamo parlato con Wesa e dice che non c'è mai abbastanza Eco, comunque. Ok, è una echo chamber, È possiamo una dire. echo chamber, esatto. No, metteremo qualcosa. Sono un po' indeciso tra i pannelli e le sound blankets, le coperte sonore, come si chiamano. Vedremo, vedremo. Perché il problema è che io poi me ne vado Non e andare, non dirlo così però, eh? Non dirlo così. non ci sarò per sempre, come dicevano nei vecchi film. Mi vuoi far soffrire, mi vuoi far E soffrire. quindi purtroppo. Allora, vi faccio vedere al volo. Questa non so quando te la sei fatta, sta foto. E vi non voglio facciamo sapere. vedere. Allora, intanto, così era. Ma lo vedo, lo Oh, vedo. tranquillo, ma io sto streamato, è una vita che streamo. Guarda qua, pam. Così era Quanto è bello. qualche giorno fa. Venerdì, oggi che è lunedì, venerdì era così. Non c'era niente. C'era solo del calore umano. Sì. Vedi, c'era un polipetto. Ok, poi le cose sono migliorate. Il fatto che prezzo a un certo punto è diventata così. Così è diventato. Mobili IKEA, È cose tolte. È uguale a prima, uguale senza a come veniva solo senza il polipo. Poi se n'è andato il polipo. poi è entrato un cagnolino. No, beh, mi sono spostato di là, te. Non trovi che. Cioè, questo è il primo giorno di lavoro, abbiamo fatto questo, no? Al primo giorno di lavoro, ragazzi, abbiamo atteso i mobili che potevano arrivare alle 6:30. Sì, no, fantastico, te la raccontiamo. Il primo giorno, IKEA dice la consegna è prevista tra le 7 e mezzogiorno del mattino. 7 del mattino e mezzogiorno. Mezz'ora prima riceverei una chiamata, per cui io già alle 6 mi ero svegliato, perché può darsi che alle 6:30 mi chiamavano. Solo io le chiavi le prendevo alle 9 del mattino. Grazie Mike5 underscore V. E quindi, però sono arrivati poi alle 11, Sì, cioè, sono in tardi, ritardo. E per noi però in cui compenso siamo appolipati. ci siamo appolipati e abbiamo provato a sistemare il problema della fibra, L'annoso problema della dell'annoso problema fibra. della fibra. Ah, ragazzi, anche lì fantastico. Abbiamo dovuto fare uno scassinaggio della fibra, attaccare il cavo, provare, chiamare. Alla fine ho chiamato l'assistenza. Prova a spegnere e riaccendere. Mi chiedono quanto sono alto, quanto lui più o meno. Più o meno uguali? Sì, sul 1,80 m io sono. Sì, Sono 1,80. 1,85 col ciuffo, quindi 1,80. 1,80. Ok. Io sono 1,81 per la carta d'identità, 1,79 per la cosa. Per il mondo. Ma il bagno di servizio c'è, sta sul C'è fuori. corridoio. Quindi andiamo avanti con la carrellata Lo perché, slideshow. cioè, mica finisce Neanche qua. farla adesso la fonte che condividi soltanto vabbè. Quella cosa qua? No. Ah, volevi fare proprio una roba. Sì, vabbè, vai, vai, fai tu. Sei Avanti. tu che ci hai dato il Là c'è comando. l'altra stanzetta. La stanzetta, come vedete, c'è la gioia. C'è la gioia che però questo era il primo giorno. Adesso la gioia sta qua vicino a noi. Quindi così. Dopo l'evoluzione abbiamo detto, abbiamo montato le librerie IKEA, qui vedete un po' tanti peccati, tanto cartone, poi oggi hanno montato, qui ci stava il tavolo che vedete e c'è una... C'è Vabbè, una cosa, aspetta, metti questa. aspetta, c'è anche la gioia, c'è una cassettiera che... Praticamente...
questa qui è una cassettiera che è peccato, mi ha chiesto a mia moglie, ho fatto, ci serve una cassettiera, e l'ho portata qui in ufficio e vabbè, l'abbiamo presa per l'ufficio, mo adesso sì, l'ha pagata l'azienda, ma Gesù ci ha già perdonato, che ci vuoi fare? Però qui ragazzi ci sono le guide di cassetti. Le guide di cassetti ragazzi, questa è fatta con le guide di cassetti, è vero, vedete? Vedete? Fatta con le guide di cassetti. E vabbè. Sta a fuoco, non è ancora cresciato? Non è ancora cresciato. No, mo ce la teniamo malissimo. Comunque, boh, cerchiamo di rimanere sul just chatting, perché sennò perdiamo la chat. Poi perdiamo la chat del pod. Uh-huh. Vabbè, poi la metto, semmai. È contenta tua moglie che ha portato via tutto? Beh, in teoria ho liberato una stanza. Adesso abbiamo una stanza in più che verrà presa dalle bimbe, da tante cose. Dalla bambola dell'altra volta. Ben Felix, da quel tavolo se ne è una vita. Lo faremo venire. Al momento abbiamo uno con la stessa capigliatura, che non è lui. Non è Aranzulla. Non sono Aranzulla. Non è Michael Stevens Vsauce, anche se però ci assomiglia. Fallo. Vediamo un po' se è lui. Hey Vsauce, Michael here. Ci abbiamo Vsauce. And what about Mr. Rip? Or do I? Or is it? Or is it? FIRE is financial independence, retire early. Or is it? How early is early? But how early? But is it actual fire? Is it fisicamente un fuoco? Per chi non conosce... Per chi non conosce né Vsauce né Boris, ragazzi. Sei più pure. E perché è stata, ecco la cassettiera, perché è stata montata in studio? La risposta è che bisogna pur diventare milionari in qualche modo. Quindi se quelli di Ikea vengono a montare qui, anche se lui non c'ha la macchina, poi in qualche modo si porterà a casa. Però pesa. E però se la facevo trasportare di là e montare di là, erano due trasporti diversi, due montaggi separati, era più complicato. Diciamo che qua è stato più comodo. Ora bisogna... Allora bisogna trovare un volontario che se la carica sulla schiena. Certo. Per motivi fiscali. E diciamo che la produzione ha fatto un errore di valutazione e non ha ingambato il camion di Ikea. Per un errore della costumista, Mr. Rip diventa... Sì, capitonda, catiponda. Ho ricordato la battuta con Ben Felix. Fede sbatti anche così, vedremo dai, prima o poi tornerà a casa questa cassettiera. Sì, prima o poi, oggi c'è stato un momento in cui pareva, però chi doveva portarla si è tirato indietro, ha detto no, vabbè, meglio di no. E tu sai a chi stiamo parlando, caro il mio, vabbè, facciamo finta di niente. Dicevo dei mobili verdi, che manco si vedono bene. Allora, i mobili verdi sono stati... Il materiale dei mobili verdi è stato forgiato in una stella nana. Perché... sono stelle di neutroni. Hanno un peso specifico. Cioè, hanno il peso specifico del lutezio. E... credo che se ne lanci uno addosso all'altro, diventano un buco nero. Esatto. Creano un buco nero. Mr. Rip in Space and Time, proprio. Hanno lo Schwarzschild radius più o meno grande come la loro un centimetro. No, quando ho preso possesso di questo posto mi è stato detto il vecchio tenant aveva questo materiale, quindi due bei desk, che è questo su cui sto e quello che ho portato di là, una bella lampada che sta nell'altra stanzetta e un sacco di questi mobiletti. Bello, ci sta, è una roba, una lampada di design, una lampada, tu non capisci il design. gli stilemi. You don't know stilemi. E poi c'erano tanti di questi mobiletti inguardabili. Potrebbero diventare guardabili in questo modo. Aspetta, perché... Oh, Dio. Sì, ce l'ho. Oddio, così. Eccola qua. Adesso non vedete. Ma infatti, questa è la piantina. Continuate a non vedere adesso. In teoria, VLC è in grado di proiettare dei video. Sì. Eccolo qua il bottone, ecco qui. Questa è, adesso voi non vedete ma non vedete, questa era la stanzetta di là piena di monnezza, ok? Guardate quanta roba, questi mobiletti qua verdi. E poi in teoria, prima che arrivassero i conquistadores, conquista Rip Dores, questa era, questo ufficio dove stiamo adesso, era così. Guarda, questi sono i desk più o meno, adesso è verticale il video, ma Gesù mi ha già perdonato.
Io perché no, la pausa non perché la pausa perché la barra non fa volta pausa per andare avanti evidentemente perché la barra non fa pausa questo che questa è quell'altra barra la borra eccolo ritorniamo qua 70 terabyte di RAM madonna premo qui vedete questo finestra aspetta che... fai pausa Nat. Pausa no pausa prima fai pausa prima perché un altro personaggio del canale si vede toglimi questo attenzione c'è un altro personaggio del canale che è guarda, in quello di, questa cosa qui è questa metti la freccetta qui eccolo qui qui la gru c'è una gru una specie di gru fuori sì. E sentirete dei rumori di sembra che stiano distruggendo un palazzo fuori perché lo stanno costruendo lo stanno, invece sì. Prendete sono dei trapanamenti di testicolari H24. Esatto, avete presente le analisi dei decibel che dicono che il pianto di un bambino è più forte del trapano della trivella pneumatica? Ecco, abbiamo entrambi adesso. Guarda che chiedono, gli uffici sono insonorizzati o c'è il rischio di disturbare e essere disturbati? O forse te ne dovresti andare, o forse questi americani che vengono a dire come fare i video ci hanno rotto il cazzo. Questo adesso torna a fare le cose. Beh, questo è il metodo dei cazzi nostri. No, purtroppo. No, sono anche aperte le finestre adesso, comunque. Però adesso è sera. Adesso è sera, quindi diamo fastidio noi. Grazie a cognome che si sente tutto bene. Il casellante alla casa dei misteri. Beh, quando vuole, c'è un letto che lo aspetta, un divano che lo aspetta. Un divano anche qua. Fa un po' a lui. Crui di merda. E più o meno questi qua, queste cose qua. Quella è la lampada di design. Questa qui è la lampada di design che ora sta nella stanzetta fuori dalla vista. E questi bellissimi armadietti qui sono tanti, erano tipo, guarda, eccolo là, vedi questi qua. Sono tipo 5 e li ho presi e fatto, mi piacciono, li prendo. Se sono al titanio impoverito. Sì, e c'hanno anche, non so se avete presente in Indiana Jones 4, quello di cui non parliamo, che lui si salva da un'esplosione nucleare dentro a un frigorifero. Ecco, si potrebbe fare qui, chiudendo. Al momento ci abbiamo messo qualche libro lì. Belli. Bello, bello, bello. Sembra proprio spaziale. Sembrerebbe di stare in una carlinga... E infatti quello che stava qui prima faceva aerei e cose di aerei. Era un aeroplano. Sono 5, gli altri stanno. Uno che farà qui zona cucinetta. Zona cucinetta ci sarà un microonde, un frigorifero. Che spettacolo, proprio contento ragazzi, all'ufficio dei miei sogni. E il pezzo grosso della connessione è il tavolo ragazzi. Il tavolo servirà sia per fare qualche contenuto e sia per giocare a board games. Da solo, in compagnia, con ospiti... Bisognerebbe invitare qualcuno a fare un'intervista live giocando a board games. Grazie, GL Conti, si è attaccato al cognome. Bellissimo. Che tavolo è? È un IKEA Skogsta. Tac. No, questa è la Ingolf Skogsta, eccolo qua. Questo qua è 2,40 m, 2,35%. Non è 100%, avrei voluto, ma 100% è proprio piccolo, ragazzi. Però tipo tre tavoli della 100%. No, è 2,35%. È una roba. Comunque, là sopra... Oddio, qua sopra... Le luci? No. Lì dove c'è il cono della luce, non voluto assolutamente, casualissimo. Però bello. Però bellino. A questo, è che, vedi che effettivamente ti invoglia a fare le live a quest'ora? Tengo famiglia, ma io mezz'ora fa stavo a cambiare pannolini. Io stavo ad andare in live per sbaglio mezz'ora ho fa. Ho visto qualcuno ti ha ricevuto le notifiche, ha detto. Sì. Hai premuto il bottone sbagliato. No, perché si era frizzato OBS, non appariva più. Io ho premuto invio per un'altra cosa, invece stavo ancora invece con OBS. Era in live. Comunque, là sopra io ci voglio un neon. C'ha ragione signor Rip Club, lì sopra ci vuole neon. Un bel neon. Okay. E tra l'altro qua ci sotto... pensava di mettere tipo qualche qualche poster o qua la sotto c'è una stamperia qua sotto, quindi possiamo fare cose. C'è chi dice 800 euro ma che ho Gucci. Parte sono franchi, non so euro, i franchi proprio degli euro. Però l'ho pagato 5,99 o 4,99, l'ho pagato un bel po' di meno, l'ho pagato 200-300 in meno perché era in offerta fino al 31 agosto. Era in offerta in bundle con le sedie, quindi ho preso tavolo e 4 sedie e l'ho pagato penso meno di questo. Però ci metti pure il montaggio sopra. Però in realtà c'è un aneddoto divertente, perché in realtà l'ho pagato ancora di meno perché sempre fino al 31 agosto c'erano le IKEA gift card in sconto del 15%.
Io ho comprato 2000 franchi di gift card pagandole 1700 e quindi con quei 1700 ci ho pagato l'arredamento che costava sui 1900, incluso montaggio e trasporto. Per cui, oltre sconto che c'era sul mobile, ho anche pagato tutto il 15% in meno con lo sconto sulle gift card. Meglio di così? Non l'hai pagato con la monetizzazione di agosto? L'ho pagato con la monetizzazione di agosto, certo, ragazzi. Ma ho visto che sta aumentando tantissimo questi ultimi giorni la monetizzazione. No, papà. 4.000? No, quelle sono un'altra cosa, penso che sia. No, le visualizzazioni, dico, del video di oggi. Ah, sì? Wow, ragazzi, oggi... Vi è piaciuto il video di oggi, è allora? È piaciuto il video in cui vi racconto il mio fallimento, eh? Quando Rip fallisce il sangue, perché c'è sta il sangue, le ginocchiate, e quello c'è perché c'è, però c'è anche la gioia in questo momento. Però, dicevamo, se andiamo su Analytics Revenue, tutto questo ce lo stiamo potendo permettere perché l'immortaccio futuro. Ce lo stiamo potendo permettere perché... Se fai 7 giorni, vedi come è bello, così è... Ce lo stiamo permettendo, rubio, forse, grazie siamo a arrivati alle centinaia. Mamma mia, allora è stato un disastro, questo ve la racconto, l'ho già raccontata forse, non so. C'è stato un disastro nel passaggio attorno al 22 agosto con YouTube, perché ho detto a YouTube che non sono più un individuo, non è più la Grazia Cognome, ma è la Retire in Progress GmbH, perché vabbè, sto chiudendo la mia partita IVA sul proprietorship e le attività da content creation confluiscono nella mia SRL. Solo che fare questo cambiamento su AdSense ha portato 10 giorni in cui non mi hanno approvato AdSense. Pending. E poi a un certo punto si è sbloccata la monetizzazione, ma solo sui video nuovi. Quelli vecchi sono non monetizzati. Quindi non so che sta succedendo, però ecco, come vedete... Questo mese sarà bello ricco, come partiamo alla grandissima. E vabbè, ci scappa la mia trasferta su questi 7 euro? Ti devi passare a viaggiare con mezzi propri? Un paio di Goleador, forse posso prendermi sul treno. Vediamo che succederà, stiamo via. Sono un cazzo... Vabbè, 800, non so, se vuoi un tavolo, se vedi qui in Svizzera e vuoi un tavolo qualsiasi, in qualunque posto che non sia Ikea, 800 non ci pigli neanche il biglietto d'ingresso al negozio, per cui... Ma guardate che questo è un tavolone. Questo è il tavolo del sultano Keyshawn, questo viene direttamente dalle terre, non lo conosci il pezzo del tizio che vende il tappeto del Serena, sole? Serena. È un po' tipo, Serena, questo è un mutandari. Sì, no, Franco, lui si ispira uno di quelli a cui si è ispirato Teleproposci. E quindi e così via. Vedi che c'è chi coglie. Dove sta? Dove sta? Nuovo video, ho chiuso la cavo e ora sono povero, è bello. Sì, bello. Sì. No, in realtà volevo fare al contrario, tipo ragazzi, ho fatto la exit, ho venduto l'azienda, però l'ho venduta all'altra mia azienda. Quindi una exit un po' poi. In realtà ce l'ho, ho già pronte anche le grafiche, so, le facciamo. le bellissime grafiche che fanno tanto contento Matt. Quelle tappiate che non le ho fatte io. Le grafiche non le ho fatte. Dovrei cercarle, ce le teniamo per video che giriamo, dai. Il tavolo con la T maiuscola, vabbè, cioè, se parli con gli svizzeri ti dicono, ma che è sta crosta? Non è un tavolone, però a me piace, è Ikea. È vero legno. Ikea, massima qualità al minimo prezzo. Io Ikea. E c'è stato un dibattito, pensate alla qualità di questo tavolo, c'è stato un dibattito se fosse lo stesso tavolo dove abbiamo mangiato una specie di kebab. Perché guardo il microfono, la camera? Ma perché mi viene da guardare dalla finestra, messa sulla finestra? Non lo so, è particolare. Non sono abituato. Vi piace l'inquadratura più bassa? Mi piace l'inquadratura più da video, cioè questo è anche da video, cioè se tu fai il video, se tu togli questo e togli questo e ti metti per bene, togli anche questo. Ciao amici della 100%. Questo? Beh, il microfono così funziona proprio. Ma mi metti qua. Hai fatto un bel lavoro, infatti. Grazie. E vedi? Marcello Ascani, se stai vedendo, Marcello, assumimi. Già ti sei rubato qualcuna, già tu, fai boh. Marcello. Montatore, se puoi taglia questa parte del video. Ok, il Matt montatore accetta, ma il Matt in live non accetta. Dovrebbe essere più presente nel canale, dai, ti vogliamo nel canale. La presenza. Tower Magia.
dove stiamo, però. Overlay donazioni, overlay sponsor. Ma le donazioni che deve fare la gente per compilare questo form? Che deve fare la gente? Non è ancora attiva, non è ancora... Allora, c'è una bellissima animazione delle donazioni, ragazzi. Quindi, per vedere l'animazione, per vedere se funziona soprattutto l'animazione delle donazioni, donate. Come si dona? Come si fa? E non lo so. Perché io non ho mai manco fatto sub a un canale social, ma io vengo pagato dai social, non pago i social. Bravo, bravo. Capito? Questa è... Lui è dall'altra parte della, del do to death. Esatto. Ma, cioè, non so donazioni, so i bit. No, no, sono proprio le donazioni. Pull hard cash, ragazzi. Ma c'è un bottone sull'interfaccia di Twitch, come cavolo funziona questa roba? Matoxi, comunque, Matt è proprio una persona per bene. Allora, Matoxi è un angelo, voi non lo conoscete, ma lui è un angelo sceso in terra. Avete presente quando dice che il bambino stava per essere investito, ma l'angioletto misteriosamente è saltato e non è stato investito dall'autobus? Io sono il bambino, Matoxi è l'angelo custode, ok? Tutto questo senza di lui non sarebbe possibile. Guarda, ha dato un bit Matoxi, tra l'altro, so che non funziona, non è per non i bit là, non è il bit, no, è donazioni, soldi. I soldi, ragazzi. Cioè, se uno mi manda un pacco di soldi, poi io lo scrivo a penna là sopra, ha donato. Dovrebbe, ma forse, cioè, appare qui in realtà, cioè, scusa, appare bit qui, non appare però qui. Ci sarà un filtro sopra. Ci sarà, lo devo mettere, perché nessuno in 2 anni di storia del canale ha mai donato. Dona, gente prova a fare punto esclamativo qualcosa, non... No. Boh. Tip. Sì, sono le tip, sì, sono le tip. Ah, su slash tip, appunto, se non dico tip funziona, ottimo. Just the tip. Su Stream Elements, ma si pigliano una fetta Stream Elements, Guarda, posso fare una cosa, se non volete donare... Metti la lavagnetta con chi dona di più. Vabbè, un po', ragazzi, cioè, sono 46 anni, cioè, io faccio quello che mi fa fare il mondo. Vedi, bravo, bravo, Jax, e punto esclamativo tip. Purtroppo io OF non c'è il pulsante dona. Posso fare finta di donare, gli togliamo. Fai finta di donare, vai, fai finta. Tira fuori. Però questo qua, Joylin ha pagato $10 per cognome. Guarda che bella animazione della la lapide col braccio, però dovrebbe essere più, deve uscire più piano. Lo so. Deve uscire più piano, se no pam, però è bella la lapide col braccio. Sì. È work in progress, ragazzi. Il vero rebranding, voi siete entrati prima. Questa è una... Sì, fra un po' cambierà il logo. Pre-ICO, pre-initial channel offering. E il 15. Il 15 se riusciamo, il 15 settembre. Ritorno a scuola, Questa settimana è ancora molto casuale, perché devo finire di fare settaggi e cose varie. La settimana prossima partirà un po' il palinsesto definitivo, che però magari vi annuncerò forse una live a fine settimana, magari giovedì o venerdì, magari venerdì pomeriggio, una live in cui annuncio un minimo di struttura, qualche cosa, due cazzatine, vediamo. La settimana è ancora casuale, dalla prossima vorrei tornare un po' a regime. Ci saranno delle live pomeridiane, probabilmente una live serale, settimanale, o se qualche volta, se riesco, due, ma abituatevi a più live pomeridiane. Lo so che c'è meno gente, però è quello che posso fare. E poi probabilmente usciranno molti più video registrati. Per i primi mesi andrà così, poi annuncerò... Un po' Tommaso, ti prego, un po' nostalgico il braccio che si alza piano. Cioè... però è guarda che... Tommy, tu l'hai fatto quando Hank ci ha pilotato. Ti ricordo che il braccio che si alzava in quella direzione. Le live pomeridiane non... Ok, risposta, era molto urgente. Pazienza. Quanto è distante l'ufficio da casa tua? Beh, se vi dico la distanza di questo ufficio da casa mia e quello prima da casa mia, e voi questi potete trovare triangolare casa con due circonferenze, potete trovare casa mia. Però se cercate casa sua su Google Maps, trovai direttamente. Vi dà un altro posto. È chiaro. È perché chiaro. Abbiamo cancellato, quando stava in Google Maps, la sicurezza di Google Maps ha cancellato i dati di casa sua. Ah, da lì non metto più home e work su Google Maps, lo dico subito. Però stiamo attorno a un chilometro, Allora, non so perché lo faccio per ripicca verso... No, non vi dico niente, però in realtà... Però siamo vicini a un buon goulash. Siamo... Beh, l'indirizzo di qua lo potete trovare, anche perché è il nuovo indirizzo della mia azienda, sarà pubblico, cioè sarà... Se cercate online l'azienda trovate la sede legale, per cui
questo posto, l'indirizzo sarà facile da trovare. Posso raccontare di stamattina, del panico di stamattina, il mio panico di stamattina, perché stamattina io stavo qui, stavo diciamo a lavorare, stavo a lavorare con gli occhi chiusi, sdraiato sul divano, stavo lavorando da ieri sera con gli occhi chiusi sul divano, e alle 6 di mattina, oggi è lunedì, e alle 6, come voi sapete immagino, e alle 6 di mattina sento uno sferraiare alla porta, come se qualcuno stesse... Che verbo è sferraiare? Sferraiare, sai quando sferra... Questo è sferraiare. Muore di ferraglia. Okay. Questo è folly. Muore di faccio il folly, vedi? Questo. Folly sarebbe il rumore, gli effetti sonori dei film. E sento questo sferraiare. Ora voi dovete sapere, non lo sai neanche tu questo, che questo tavolo stava in delle scatole. Io ieri sera, visto che sono pazzo, una delle scatole, che erano molto pesanti, le avevo messe contro la porta, perché non si sa mai. Non si è mai scoppiata un'epidemia zombie. Non si sa mai. E quindi io stavo lì con questa porta barricata, con questo sferraiamento fuori, ricordandomi che la tizia che ha subaffittato questo, ha detto che se voleva c'erano altre copie delle chiavi. Questo vuol dire che effettivamente qualcuno altre copie delle chiavi ce le ha. E allora io mi sono detto, non è che sono venuti a controllare, dice fammi vedere che cosa sta facendo questo, tanto non c'è nessuno alle 6 di mattina. Ma un par de palle, eh? E quindi io ho scritto, ma sei tu che stai provando ad aprire la porta? E io 2 ore dopo, e lui si è svegliato, ore dopo mi ha detto, no, poi apri pure. È arrivato e abbiamo visto che stavo già con i segni sotto, no, non si può fare su Twitch questa cosa, e abbiamo visto che ce l'avevano messo la targhetta, semplicemente, della Retire in Progress. Retire in Progress è grazie a cognome, che sta fuori. Ma c'è ancora, anche sulla targhetta nuova c'è grazie a cognome? Sì. Che tra l'altro è un'azienda che sta chiudendo, vabbè. Poi. Ragazzi, che bello aver fatturato a grazie a cognome. Cioè, io penso me le incornicerò quelle... Che bello. È stata una piccola parentesi tra il RIP milionario e il RIP barbone di Dio, però c'è stato, è stata la gioia. Zurigo, timida città di scassinatori. Sì, in effetti era più probabile che volessero entrare per vedere se darti un supporto. Che mi hanno detto che in questo edificio accettano anche gli italiani che subaffittano dei locali. E quindi mi sono detto: casino. Grande Lele, quando vieni a trovarmi nell'ufficio nuovo, Lele, ti aspetto. Anch'io ho traslocato, e sapessi quanto trasloco c'è stato. Il video con Emanuele, tra l'altro, sulla Svizzera, i bambini e le cose, eccetera. Che tra i più controversi. Esatto, a parte tra i più controversi, dove anche io ho tagliato qualcosina ogni tanto, ho fatto proprio, ho editorializzato, è stato il primo video che ho montato sul canale, quindi grazie Emanuele, sono andati anche bene i video, e ho fatto l'errore per gag di fare una thumbnail, per dire mi è venuto in mente e faccio il gag, da allora lui pensa che io debba fare le thumbnail, e semplicemente non l'ho mai corretto. Sta diventando lui il canale, ho detto, fra un po' decide tutto lui. Comunque c'è chi chiede quanto costa d'affitto. D'affitto costa, allora sono due stanze, ripeto, mettiamo un po' di hype perché è divertente. Questa è la situa, tac. Sono due stanzoni, questa dove stiamo, noi stiamo in questa stanzona grande qua. Stiamo sotto questa finestra che non vedete e la telecamera punta in questa direzione, se vedete il mouse. Vedete il mouse, punta in questa direzione, quindi vedete la porta, la vedete... Adesso c'è quello da piccolo, la vedete... Questa è la più grande, sono tipo 4x7,5 sui 30 metri quadri, spacciati per oltre 45, vabbè. E questa è una stanzetta studio, nascondiglio, la stanza buvia dello schiavo, quella lì come dagli botte, così via, la cantina. Quindi in tutto questa sarà 3,5x2,5, fai altri 8-9 metri quadri. Questa roba qui la pago 1000 franchi al mese, incluso riscaldamento, incluso elettricità, ma questo è da capire, mi hanno detto che è inclusa, però il contatto se non è inclusa, siamo sui 1000 al mese, pago 1000 al mese. Però considerate che va bene, soltanto di cavi Ethernet, se rivendendoli danno almeno un tesoretto di almeno 2000 yen. Però mi hanno lasciato anche il cestino della casa, dei rifiuti, della monnezza. Quindi 1000 al mese pago, un'altra babysitter. 1400 al mese non è male con l'utenza inclusa, non è 1400 al mese, pago 1000 al mese e resta fuori tanto internet che pago sui 55-60 al mese. Ci chiedono come ci siamo conosciuti prima di YouTube e tutto. Ci siamo conosciuti con YouTube e tutto, cioè nel senso che lui aveva detto, se vi ricordate, a novembre, sì, tipo a novembre,
aveva detto: ah, mi serve un montatore. Sì, ha detto: mi serve un montatore, mandatemi, prendete una live a caso delle ultime, prendete quella su TikTok Finance. Pensavo che tu una botta di creatività e di proattività, invece proprio no, ho mentito. Cioè, sei l'unico che ha applicato come avevo chiesto. Esatto, e io proprio in quel periodo avevo letto questo libro qui, infatti ho messo So Good They Can't Ignore You, di Cal Nuovoporto. Di Calogero Nuovoporto. Questo qua, vedi com'è bello che prende il fuoco. Puoi anche fare così, se tu fai così, lo prende il bellissimo, fuoco. Bellissimo, bellissimo. E affanculo le cose sfocate che non si vede niente. E quindi gli ho mandato un'application lunga 6 pagine, 7 pagine, con tutte le proposte, tutte cose così. E lui... Era un po' tipo i flaconcini, omaggio delle cose, delle creme solari, quelle che funzionano. Tu dici, ma che bella, hai preso il flacone intero e poi è vuoto. Quindi ha fatto un montaggio perfetto che mi ha fatto innamorare e poi ha preso il lavoro e è diventato, qual è il tuo nick? Montatore? Montatore Casellante. Casellante. E quindi ormai stato Casellante. Montatore eccellente. Grande, montatore eccellente. Ma ormai un montatore riduttivo, direi, no? Ci spiegate bene ora la differenza tra canale principale e clips? C'è una dieta... Allora... È una vita che si discute in ogni ambiente, nel CDA, all'interno della mia testa. Dove io non sono nel CDA, tra l'altro. Spero che il CDA deve fare ora. È un po' il board of directors. Esatto, è un governo ombra. Governo ombra. Nella mia testa, nella testa degli altri, come dovrebbero essere divisi i due canali. E la proposta che sta arrivando, sai, tante proposte. Chi dice chiudilo, c'è chi dice usalo solo per alcuni tipi di contenuti. La proposta di Matt, l'ultima proposta, ora ce la spiega, è abbastanza ragionevole, quindi probabilmente seguiremo quella. Allora, le armate del male volevano chiudere Rip Clips. Io mi sono opposto, ok? Io e la mia compagnia del Rip Clips ci siamo opposti. Bidone, okay? Enters the chat. Dov'è Federico? Non lo vogliamo Bidone. Qui perché se no non si può parlare male delle persone assenti, quindi deve essere presente. Vedo che è un po' in saturazione, quindi hai lanciato il rosso al microfono qualche volta. O forse dipende, se quando fai l'urlo il tuo vocione... Il mio vocione, tu c'hai più vocione di me. È la mia più acuto. No, non è vero. Posso parlare anche così, volendo. No, comunque, Rip Clips. Allora, Rip Clips, non lo cancelleremo. Diventerà qualcos'altro. Dal rebranding, se chiudete Rip Clips parte lo show, esatto. Però adesso avrà una dignità, ragazzi. Avrà una dignità, vi racconta. Perché, vabbè, senza dire tutto, però Rip Main rimarrà per le tematiche principali, video anche registrati quando si potrà, ma anche i ricaricamenti delle live, non clip, ma le live intere, tipo il financial update, per dire, gli argomenti principali, cioè manco sai di che parlo. Fai finanza personale, career development e pallavolo, che metteremo anche nel logo, sì, esatto. E no, a parte di tre temi principali: career development, financial update e guarda che integrazione, non mi ricordo mai, mammolo, eulo, pisolo, ancomarcio, se non c'è giallo ocra, se non c'è giallo ocra. Sul secondo canale invece, che diventerà Rip qualcos'altro, non sarà più Rip Clips, eliminando così, perché lo cambieremo. Potrebbe essere un Rip Extra, potrebbe essere un Grazie a Cognome. Potrebbe essere Grazie a Cognome, effettivamente. Potrebbe essere Grazie a Cognome. Grazie a Cognome. E in quel canale lì si parlerà di riqualificare, di affittare soprattutto, e no, si parlerà di tutto il resto, quindi i video sulla genitorialità, i video sulla palestra, per esempio, per dire, i video su tutto, cioè, tutte le domande che voi fate che esulano dai temi di ingegneria informatica, robe così. Sai che l'hai fatto proprio male? Lo stai spiegando malissimo, lo sai? Mi hai quasi convinto a... Chiamate Federico Bidone. Chiamate Federico Bidone. Lo chiudiamo. Lo chiudiamo. Medical Dimension. Ti sta a piacere sto Medical Dimension, eh? No, più o meno, probabilmente sarà un canale secondario con...
Esperimenti, no? Esperimenti. Magari qualche reaction anche, proviamo. Qualche reaction. E dovete dimostrare, voi e tutti gli altri, ma voi già ci siete iscritti, sono sicuro, però dovete dimostrare che Rip Clips può crescere come canale. Perché noi entro dicembre, se tutto va bene, arriveremo ai 100k sul main. Ah, al momento andiamo in quella direzione. Restiamo entro il piano, arriviamo a 100k subscribers e si fa... Ah, tra l'altro questa idea del grande Federico Bidone... Che va bene, Federico, ha fatto anche cose buone e faremo probabilmente una bella maratona, farò mi frega, caccio la famiglia, faccio una maratona per i 100k iscritti, questo poi prendiamo, questo poi è cut, e con invitando anche per, potrebbe essere un bel party per i 100.000 iscritti, che a sto punto rischia di arrivare attorno a dicembre. Sarebbe bellissimo, cioè sarebbe bellissimo. Okay, bella domanda, video sulla Svizzera potrebbero essere, io li metterei sul secondo. Diciamo, l'idea poteva essere Mr. Rip con i valori che porta, primo canale, Giorgio cognome, con l'uomo dietro il canale, secondo canale. Quindi ragazzi, Giorgio cognome. Però cognome. No, Giorgio cognome vero. Giorgio cognome. E poi sopra, grazie a cognome. Tutti gli altri argomenti, ragazzi, gli altri argomenti di cui si parla. E poi qualche, anche qualche pezzo di clip, anche qualche piccolo estratto da live. No, solo estratti da live. Certo, perché su Clips, cioè sul futuro Clips saranno solo le estratti da live, piccoli Q&A, anche corti, non ci stiamo a capire. Non c'è quasi mai un video, un VOD pensato per il secondo canale, non esiste. Non ha senso. Se lo fa, se lui lo fa, io lo monto e lo metto sul secondo canale, se no no. Tipo quella scorreggia che ho pubblicato qualche giorno fa. Tipo quella che nessuno ha visto. Ragazzi, sono molto, ragazzi, io ammetto che sono molto deluso, mi avete deluso. Quante idee che mi date? Sì. Potresti pubblicare i tentativi di scrivere il libro. Ci sono idee, ragazzi. Ci sono idee a riguardo. L'idea arriverà. In teoria, stiamo finalizzando alcune idee. Ne parlerò entro fine settimana, o al massimo settimana prossima. Pensavo di ragionare su una roba del genere anche aprire un po' il percorso creativo. Poi ne parliamo. Però volete saperne di più? Volete saperlo prima? Volete far parte di un'elite? Iscrivetevi al Rip Club. Al Rip Club. Io devo poter mettere le iscritte. Sì, poi facciamo. Si può fare. Vai, Mariana, dici. Voglio scrivere mr.rip/ib anche o cosa del genere. Active Broker. mr.rip/club. Che non posso. Facciamo così. Una pigionata, ma scrivo a penna qua. Poi per scrivere a penna poi. Me lo appiccico qua e faccio screen share. C'è una roba. C'è una roba. Puoi anche metterlo nei commenti, puoi anche commentarlo così. Proprio non faccio. Hai ragione. Però una roba del genere. mr.rip/. Bello così. Fallo in word art. Non ci sta. Speriamo, zoom. Guarda, potrei anche cambiare questo numero. Ma aspetta, intanto qui non capiscono. Chissà il Rip, il nostro ingegnere informatico, sto aumentando uno a uno il size del canale. Ecco, se voi vi iscrivete al canale Twitch, fra un po' arriviamo, bello centrato. 100. Madonna, se vivessimo nella stessa città, quanto sarebbe bello. Quanto sarebbe bello. Ma io non mi trasferirò mai a Zurigo. Vero, io Ostia. Cioè, bello, castello, bello. Voglio venire. Ma che ci sto a fare qua, ragazzi? Però è bello, ho preso questo ufficio. È bello, lo portiamo. Costa come la Villa Joanna. Mettiamo nella macchina di Mr. Rip Club, tutto quanto montato. Assieme alla cassettiera. Però ecco, se voi siete iscritti a Twitch come Dejan94_2, grande Dejan, grande Dejan, sempre minore di 3, per 7 è Dejan. Ma non si è visto. Ah, perché siamo nel perché chef. Perché le cose le fai a me, cioè, la chat è messa così. Io te devo fare. Beh, sta imparando. È ancora. Mi tocca abbassarlo, se no poi chiede più soldi. Per cui mi tocca dire che ancora deve ancora provare il suo worth. Però per capirci. Ma il montatore, attenzione, pinned by Matox. Ma il montatore come ha preso il passaggio a Notion? Ancora non lo... Io sono ancora un negazionista. Lui ancora va di post-it. Ancora non... Sto Notion lo sto usando, mi sta un po' decollando, però ancora non riesco a condividerlo troppo. Adesso poi lo condivido con calma. Grazie Aleo113 per l'iscrizione. Sto Notion poi sembra l'ultima di Giorgio, che io non ho visto. Tu non sai di Giorgio, non so chi sia. Sono troppo vecchio, troppo... È un anime. Lo voglio anch'io stare così. L'anime degli mortecci tua. Quelle librerie in effetti non sono state montate benissimo.
Non forse niente. Senti come scricchio. L'unica cosa che scricchio sono le sedie che non abbiamo montato noi. Ma è una qualità, è una qualità. È un manga, attenzione. Vabbè, è un anime, poi vabbè, cioè è un manga, poi è diventato un anime. Caro Medelan, meglio Obsidian di Notion. Obsidian non l'ho mai usato, so bene cos'è. Io ho usato Rome Research, ancora uso, lo sto ricominciando a usare per scrivere, per scrivere cose creative. Rome Research, che però è simile a Obsidian, sono cose diverse. Diciamo che sono, mentre Notion mi sono concesso di provarlo e usarlo come project management, come database essenzialmente, database di persone da invitare, di video da fare, di link da fare deep dive o react, di elenco di formati, lo sto usando come database relazionale essenzialmente, per scrivere preferisco Markdown, preferisco qualunque prodotto Markdown based. Quindi il problema qual è? Che è un po' più difficile condividere, pubblicare, sono plugin appositi, è un po' complicato, mentre Notion è un po' più collaborativo. Quindi Notion lo sto usando per project management, mi dico poi, in realtà c'è gente che dice project management, ma si dice project management. Project management. Project management. Sì. Guarda che però ho sentito gente seria che dice, anche in madrelingua, project management. Sì, vabbè, ci sono dialetti, ci stanno... Vabbè, project management. Non farò dialetti abituare, perché mi darò abituare. Mi tolgono la laurea in antropologia, poi se faccio il dialetto che ho in mente di fare... Grazie Mattia Matri che sei attaccato a cognome. È bella sta. È bello, sei attaccato a cognome, dai. Peccato che la grazia al cognome sta morendo, ma rimarrà nei nostri cuori. Rimarrà nei nostri cuori e nelle mie prime fatture. Cioè voi ci pensate che io mi sono creato una partita IVA solo ed esclusivamente per fatturare alla grazia al cognome, cioè non poteva essere altrimenti. Comunque hai visto i video di Thomas Frank su Notion? Li hai visti i video di Thomas Frank su Notion? Sì, appunto per quello non volevo usare Notion, cioè era proprio esattamente il motivo. Ma per quanto non... guadagna però Thomas Frank lo so, su Notion? Esatto, è un po' come antropologia, la fai solo perché poi fai il professore di antropologia, esatto. Non ci fai nient'altro. Oppure se non scrivere libri di fantascienza. Esatto. Vogliamo parlare di questo? Per no, questo? No, cioè, dai. Non adesso, in futuro ne parleremo. Dai, riempimo the content. Riempimo the content. Parleremo di fantascienza. Questo è uno scrittore, ma non si toglie due palle così, eh. È un grosso, lui ne schiaccia, lui è una merda. Esatto. È un grosso scrittore. Che l'antropologia, cioè, ragazzi. Sembra uno che sta qui, che non capisce niente. Invece è un grosso scrittore. Io ho capito una cosa, che l'antropologia altro non è che world building al contrario. Cioè, vedi come stanno le cose e capisci... E ricostruisci il world building, fa ingegneria inversa, capito? Quindi è l'unica cosa interessante. No, non è vero, però e poi tu che fai world building for world, che vuol dire? Poi dopo fai antropologia, fai tutto al contrario, esatto, perché c'è l'antropologia della letteratura, c'è tipo un'antropologia narrativa. Credo che sia okay. Quello in cui mi sto laureando, non ne sono sicuro. Vedi, una pronuncia inglese e l'altra americana. Lo sai, ho detto una cazzata, cioè se fosse così. Una pronuncia scozzese. MROTRIP/Notion è quando forse non so se posso già sì magari farò l'affiliation. Ma Matt, Too Good They Can't Ignore You l'ha letto in inglese o in italiano? Che domanda. Non cioè, qui apriamo una diatriba che poi lui non parla, lui è muto. Io l'ho sentito in realtà, l'ho ascoltato, poi l'ho ordinato e poi l'ho letto e mi sono sottolineato delle cose e adesso l'ho preso da un mio amico che tu sai chi sei e tu sai che me lo devi restituire e l'ho assolto in formula piena, e l'ho ascoltato sul treno tornando da un esame. Quella sera stessa ho cominciato a scrivere l'application per lavorare su Mr. Rip. Però non fatelo anche voi perché sennò perdo il lavoro io. Ma a meno che te lo dico, continuano a farlo. Io mediamente ogni settimana ti faccio vedere il mail. Sì, mi manda messaggi, c'hai paura, tremi. Uno che dice: ehi, ho visto i tuoi video, Mr. Rip, specialmente quello video a caso, a volte tipo il template, qui inserire il nome di un video a caso, no? Mi piace tantissimo i contenuti che porti su tema che ho toccato solo una volta in vita mia. Vedo però che ti manca un video editor, quindi se vuoi mi offro. Venuto a mancare. In realtà sono io che mando apposta delle application peggiori con delle email false, così rinnovo il suo rispetto per me. Ci starebbe, capito? Comunque inquadratura top. Beh, dai, che bello, sono contento. In teoria, perché facciamo una prova? Facciamo una prova un attimo di con il tavolo? Col tavolo e col microfono quell'altro? Sì. Allora, adesso vi usiamo come cavi. In teoria questo era l'obiettivo della live, no? Sta qui a distanza. Aspetta, però allora fammi fare una cosa. Dobbiamo fare un tentativo. Dove sta il Merode? Il Merode sta là dietro. Però fammi fare una cosa. Fai. Adesso proviamo a spostare il tavolo in posizione podcast con amici.
quindi quando inviterò qua Ben Felix, quando inviterò qua Cameron Passmore, quando inviterò qua si chiama quello della 100%, quando qua Rocco Siffredi. Comunque adesso avviciniamo il tavolo, mettiamo il microfono più ambientale e vediamo cosa succede. Che stai a fare? Sto cercando di fare quello che dovrei fare in un altro momento, ma... Si nota la mancanza di un video editing, in compenso la spalla comica è top. Stai facendo una roba tipo frattale. È bellissimo. Senza farle senza farti quelle copie. Ah, ho capito. Gli avrei copiato la scena, creato. Sì, ma se copio la scena poi c'è una scena brutta che non funziona, quindi adesso noi faremo... Ah, vogliamo provare... Guarda che cosa si avvicinerà al tavolo, non sai ancora in che posizione starà. No, sì, lo so. Avvicina, ma la linea deve continuare verso i tavoli verdi. Posso rir... Ma bene. Se io vado al bagno... E rimango soltanto e tu io. Poi li intrattieni, così sperimenti le tue skill da entertainer. Sì. Vado al bagno perché mi fanno bere troppa acqua. Allora, ragazzi, torno subito. Intanto voi cliccate tutti quanti su mr.rip/qualcosa. Questo lo mettiamo, questo lo damo al gatto. Questo lo damo al sole. Intanto spostiamo il... Mi devo fare... Allora, il simbolo dovrebbe aumentare oppure... Aspetta, Aspetta, ok. Il simbolo dovrebbe aumentare oppure no. Allora, questo simbolo che voi vedete qui sopra... Questo qua, e adesso quell'altro non funziona perché... Ah, perché ho spostato, vabbè, non si vedranno più gli iscritti, adesso è tutto un work in progress, ragazzi. Quello dei soldi dovrebbe... Dove state qua? Quello dei soldi dovrebbe aumentare nel momento in cui qualcuno dona. Quelle sono le donazioni, quindi donate, ragazzi. Però adesso non aumenta, cioè si vede da... Oddio, sì, vabbè, sì, mi sono capito da solo, devo risolvere delle cose, ma per adesso faremo così. Sposteremo il tavolo, secondo. Sposteremo la sedia. Ecco, Ale, eccoci qua. Poi abbiamo questo che metteremo tipo qui, se non lo faccio cadere magari. Poi prenderemo questo, faremo così e faremo così. E adesso in teoria dovremmo essere podcastabili. Che dite, si sente bene? Forse clippa un pochettino, lo passiamo un po'. Che dite? Ah. Fate un buco nel tab. Audio buono. Questo audio è migliore senza rimbombo. Sai che fu? Io non so giocare a Terraform. È una prova girata. Allora poi dobbiamo fare. Aspetta. Ah, ci si sente? Si sente meglio? Si sente meglio. Okay. Ah, bella partita a Terraforming Mars. Sogno di una vita. Il sogno di una vita. Il focus c'è ancora? Sì. Figo. Ah, le righe, che cagazzi. Okay. Sai che tu sarai lontano quando farò le live, sarà tutto storto, sto coso. Questa è l'idea un po'. Quando farò podcast con amici dal vivo, probabilmente sarà con un board game che potrebbe essere un cooperativo, un competitivo, potrebbe essere una scacchiera e via. Quindi magari chiacchieriamo intanto lentamente. Non ti sentono bene. Non mi sento. Se facciamo così, come ti sente? Meglio? Però io se mi giro qua per vedere un po'. Sento male. Vabbè, c'è ragione. Però poi non si vede il board game. Ah, vabbè, sì. È un po' un problema, è vero. Meno sensibilità nella riduzione del rumore, rip. Peggio, uguale a prima. No, vi girate dall'altra. Devi abbassare il threshold della cancellazione del rumore. Sì, lo so.
Perché se no, ok, abbassate la 3. Sono esperimenti, ragazzi. La chat lì è perfetta, secondo me. Qui per i bordini, questa chat qui è perfetta. Sì. E guarda, se il microfono rompe le basi. Ma se ipoteticamente io rimettessi il microfono di prima, così tanto per gradire, e vediamo com'è. Questo è il microfono. Tipo così, cioè, così posso levare questo. Però bisogna proprio urlare, se no mi sa che siamo lontani qua. Come ci sentite? Certo, non ci sentite benissimo. Si è sminchiato anche il contatore dei view, perché mi sa che sta solo. Sì, cioè, beh, tutto provvisorio. Tipo, allora, Ben Felix, how are you doing? Le grafichette pure. Nice hair. Did you let them grow? The 4% rule of hair è che mi rimangono solo il 3,16% dei capelli. Grazie, che belle carte che ho, adesso spacco. Non lo so, è una vorrebbe proprio uno shotgun del soffitto. Esatto. La cosa bella, aspetta, vi faccio vedere una cosa. La cosa bella è che noi in realtà qui, vabbè, Adesso voglio giocare. Ma adesso è basta, dobbiamo giocare adesso, su. Ma che oh, wow! C'è anche la inquadratura per... C'è la regia che fa, mi sta a spiare le carte. Allora, la cosa bella è che questo qui, mo perché l'abbiamo messa così, ma questa camera qua sarebbe perfetta per essere la camera di uno dei due ospiti. Sì, okay. Camera vera, no? Sta cioè sì, se fosse una camera vera. E l'altra si potrebbe fare dall'altra parte. Comunque, quello che vi volevo far vedere è questo qua sopra. Se mi sentite, sentono poco, penso, perché sei rotto. Qui sopra c'è un filo, ok? Ci sono dei fili che reggono sti faretti, quelli che vedete pure in fondo laggiù. Quei suddetti faretti potrebbero ospitare un domani una camera top down. Allora, mi piace. Cambio, togli. Dai, però vedi che no. Si vede l'ospite, dai. Se sta qua. Poi si vabbè, vede, quella è brutta. Sì. Quella è brutta, sì, però si vede. Ci vorrebbe una regia in realtà, cioè ci vorrebbe qualcuno che mi preme il bottone. No, però sta registrando in questo momento tutte e due le camere insieme, quindi... Come si fa? Ho messo plugin, Ematoxi, Ematox ce l'ho fatta, hai visto? Che non sono così disperato come poteva sembrare. Mettilo un CP, Paolo, grande Paolo Coletti, benvenuto, grande. Mettilo un CP sulla camera top down, così ci posso anche fare stream, posso anche fare registrazioni di board games. Io, per info, io vi vedo a 360, c'è qualcuno che ci vede a 1080, ragazzi? Non va a 1080. No, deve essere a 1080. Mi sembra una cavolata. Sono tornato a casa, Paolo? Cioè sì, ragazzi, io controllo un attimo il volo su è un problema suo, è un problema suo. Ah, ok, è un problema suo. Sì, 80, ok. Ray, non mi far prendere i colpi, Ray. In genere, raga, cioè, quando c'è un problema locale, prima controllate che sia sotto vostro. 18.000, ok. Ciao Rip, studio ingegneria robotica. Aspetta, perché adesso? Game development, adesso sì. Bravo, vai a cannone, vai in ingegneria robotica. Videogame development, grande. Ho fatto perdere i restanti 3% di capelli. Sì. Che tra l'altro ero tentato di rasarmi oggi nel bagno qua, però dopo un po' di subaffitto magari cominciamo. Sì, non ci facciamo nemici subito. Quindi questo è l'idea di fare anche interviste dal vivo con un bel board games. Esatto. È stato decidere all'ospite. Guardarsi negli occhi. Negli occhi. Sono per negli niente occhi. Copiato dal podcast di Pietro Michelangeli. Per niente copiato dalla... Assolutamente. Però è bella questa inquadratura, dai. È bella con la chat lì. E tra l'altro, ragazzi, ecco, mi chiedo un'opinione. Lo dico anche a te, visto che ci sto. Forse vorrei mettere la cosa più leggera che potrebbe aiutare ad avere tante di... Sempre, è scomodo per voi stare sempre girati così a leggere la chat, ma Toxi. Sì. Sì, però noi siamo votati al martirio, quindi va bene così, e un domani la chat si può leggere anche dal telefono. Infatti nell'eventuale intervista con ospite, con anche board game, non so, forse... No, la chat lì in quel caso non ci dovrebbe essere. Ogni tanto si può rivolgere, non lo so bene. Magari se ne accorgiamo. Magari c'è un segmento specifico per le domande. È interessante come domanda. Però, cioè, perfettamente sarebbe perfetto per gli scacchi questo, tra l'altro, perché gli scacchi... Che si vede bene pure la scacchiera. Io non so giocare bene quanto lui, assolutamente. Comunque, dicevo, sarebbe bello. Metti un iPad in mezzo, potrebbe essere. Esatto, sì, ma tipo qui,
tipo qua, basta. Comunque dicevo, una Insta 360, le telecamere 360, ce le presente quelle piccoline? Le tecniche, inquadrature e luci molto belle, ci dicono. Grazie. Compra due iPad Max e due iPhone. Vabbè, se avessimo due iPhone, ragazzi, sarebbe tutto Rick più Dufer. Facile. Rick Dufer, Rick, se ti serve... ma te stai proprio a vedere, sei proprio una montatore prostituto, cioè, te stai con me adesso, questo qui. Però questa è... Io... News prime videos. Esatto. News prime videos. No, vabbè, 360 top idea, vedi? Vedi Aristocle, vedi? Che sarebbe, qual è l'idea? La telecamera a 360, se noi caviamo una telecamera a 360 tipo qua, ok? Omnidirezionale. Esatto. Riprende sotto e volendo ti dà anche un angolo sulle persone. Dovrebbe stare un po' più basso. Che risoluzione può arrivare così? No, c'è pure, ci stanno pure 4K, però è 4K tutto intorno. Però è arrotondato, cioè, che poi come... No, ma c'hanno i loro software che te la rimettono a posto. Quindi puoi chiedergli più scene, puoi chiedergli... Sì, in post posso aggiustarla. Però sarebbe ottimo perché è molto leggera e riprende in basso. Di quanto sta a fare? 1000 euro? No, di meno. Meno di 1000 euro manco si discute. Sì, io sotto i 500 manco lo voglio sapere. Mandatemelo direttamente, pago. Mi costa più pensare se prenderlo o no. Muoio col mio costo opportunità. Monta un dolly. No, il dolly non te lo do, Alfredo. Io, ecco, pure io volevo fare la telecamera facendo così. Poi lo filmo con la telecamera. Ma fatti barletta. Nessuno, non so se qualcuno ha visto i miei commenti di prima mentre provavo. Erano tutti citazioni di Boris, ma a tema Twitch però. Mi sono perso qualcosa, mi sa. Allora, ti dico quanto costa. Guarda, chat, dal telefono dovresti l'impressione di essere disinteressato. Mr. Rip è il top non solo per essere un genio, madonna, che so, ma anche per le interazioni con la community, e forse questa posizione renderebbe un po' meno. Ok, vabbè, prendiamo tutti questi feedback perché sono interessanti. Dobbiamo capire un po' quanto è fattibile avere un ospite e farci un dialogo, sì, mentre c'è un board game, sì, in live. È ovvio che il primo pensiero va al sta roba si può fare non live, fatta non live l'ideale è magari con anche un cameraman che cambia inquadratura, l'ideale sarebbe fatta non live con anche dei tagli e un montaggio fatto bene, però cioè, nel senso che fai ogni volta qualcuno qui o montarlo, è un lavorone, quindi per interviste non live sarebbe fighissimo. Quando sarò Rip Friedman andremo in quella direzione. Io lo vorrei Rip Friedman comunque. La chat che si sovrappone con le librerie urta solo me. Ma stiamo un attimo così. Ma per adesso è così. Farò una scena apposita e la scurirò di più. Si metterà più sopra e starà esattamente davanti, esatto, al poster di Big Luca che sta lì. Esatto. La tenda di ci stai, ci sto. No, volevo capire. Un paio di sciure in più di sciure, sono tipo quelli dell'Isola dei Demoni del Guerriero. 512 euro costa la Insta 360. Ma è pure una bella potenza di due. Esatto. È 2 alla 9 si compra. Però mo ci pensiamo, ragazzi, dai, però potrebbe essere utile, però mo ci pensiamo che è carina. Due tablet. Un bel logo del canale su quel muro bianco. Ci stiamo pensando a cose, in realtà stiamo pensando a varie cose. Una potrebbe essere... Leva la chat, o sposta, vai, spostarla e basta. La risposto giù. Sì, mettila però quanto, chi se ne frega. Sì. E il lavorone. Ah, le cose... Ok, adesso... Sarà più fastidiosa da vedere, ma chi se ne frega, tanto potete veramente soffrire. Stavamo pensando più cose. Un'idea che ha avuto Matt. Una è metterci il banner del canale che stanno rifacendo in una bellezza assurda. Vogliamo, cioè, fare il banner, spoiler? Se c'è la versione figa, perché no? Perché no? Grazie, Beppe Savoia. 23 mesi. Io non so, non ho più le parole. 23 mesi comincia a essere, mi stai a pagare quasi una webcam. Se la chat viene lì, là sopra gli altri. Sì, poi... No, a questo punto non c'è più il bordo. No, c'è. Però potrebbe essere. Stavo provando a fare una cosa, ma non ci riesco. E vediamo se trovo. Dicevamo, le idee di Matt che ha avuto per il muro sono o il banner del canale, versione nuova, che sarà fighissimo, oppure addirittura qualche tabellone, qualche board game aperto, perché lui non c'è gioco, lui li usa come scenografia. Però sarebbe figo metterci i tabelloni di Terraforming Mars. È una bella idea. Potrei sacrificare una scatola nuova di Terraforming Mars per prendere solo i tabelloni, dovrei proprio comprare l'espansione Hellas. L'espansione Prelude 2 che sta per andare in Kickstarter contiene 7 tabelloni in neoprene e quelli potrebbero essere candidati per finire l'armuro.
o se no una roba meme, più idea mia quella, quella è roba mia, però io ci ho ste trovate. E per il logo del canale potrebbe andare sulla porta, che quel giallo lì è un po' ocra, no? Un po' più che ocra, un po' più marrone che ocra. È più pipì sì. Che ti trattieni da un po' di tempo. Sì. Pipì di asparago che trattieni da qualche ora. E poi sono le uniche porte gialle in tutto l'edificio. In tutta Zurigo, tra l'altro. In tutta Zurigo. Cioè, quello a fianco non c'ha le porte gialle. È un po' un cazzotto in faccia. Sì, a me, ammetto che non dispiace. Diciamo che di sera è anche bello. Perché non si vede troppo la differenza tra tavolo e porta. Di pomeriggio, ragazzi, si vede il verdone lì. Pomeriggio è un po' meno bello il colore. Allora, il pomeriggio fa... Avete presente le pubblicità di trading, quelle che ti appaiono sotto i video di Mr. Rip e ti dicono... Apparivano. Le persone ti insegnano che il trading vuol dire fare soldi subito. Invece io ti faccio fare soldi prima di subito. Quelle cose lì che vedi Dubai, però dietro in realtà non è Dubai, è tipo Catanzaro. Cioè vedi Dubai, ma dietro c'è l'Ilva dietro. Cioè, sì. Tu sai che venivi pagato da quelle robe lì? Sai che il tuo stipendio veniva era pagato da quella roba lì. Quindi tornate cari trader. Tornate. No, allora, ti ho mandato una foto, però devo accedere a WhatsApp da qui. Le porte di Camera Caffè, davvero? Erano quel giallo lì? Le scale pure ci stanno. Ma buon telo che si può tirare giù per coprire il retro, troppo professionale. Ma beh, il retro piace. Che volete che vi abbiamo... Ci abbiamo pensato ore. Prima c'era il divano là, Oggi pomeriggio c'era il divano là. Poi Matt se mi ha fatto il matto di matto e ha spostato il divano qua e i verdoni laggiù, perché i verdoni l'avevamo messi, ce ne sono 5 e ne avanzava uno, non sapevamo dove metterlo. E poi magia, qui c'è una cassettiera, ma quando c'era il verdone si vedeva, la cassettiera non si vede. Quindi, adesso ti ho mandato. A noi piace il retro. Dove sta? Mail. WhatsApp. Fine. Qui. Fine. Qui. Wow. Scarico, non è finita, ragazzi. Cliccaci. Sì, vabbè. Dai. Non so. Lascia fa un informatico. Lascia fa un informatico. Basta che c'è clicchi. Informatico. Eccolo qua. Lo facciamo vedere proprio. Mamma mia, che bello. Allora, ragazzi, non c'ha le luci giuste. È un pre-render. È brutto. Prima che partiamo, quanto brutta verrà questa nostra inquadratura nella cosa della. Se facciamo così. Così. Se fai così. Siamo entrambi fuori. Devi stare così. Io c'ho la panza. No, ma questo non va fatto con questa. Questo c'è questo. Esatto. Eh? Allora. Questo è il nuovo banner del canale. Qui abbiamo... È una roba. Lo vogliamo spiegare? Vai, spiega. Allora. Questo... Sto soffrendo questa in scena. Allora. Questo c'è una pedina che poi sarà più rip che adesso. Questo è il punto di partenza del board game della vita di Giorgio, che è San Basilio, con i sacchi di monnezza, il secchione, l'ha detto anche lui. Questo è il Commodore, ok? Quindi l'inizio della programmazione. Sono emozionato. Questo è il teatro, che poi sarà pure un po' meglio. Su queste carte, così come su queste altre, ci saranno i simboletti che vedete anche qui, nel pattern verde. Gli stilemi. Ci saranno gli stilemi. Poi qui c'è la laurea, qui ci sta il robottino qui. D'oro, il domestic robot di quando facevo ricerca in robotica. Sì, questo verrà cambiato, è stata fatta la moto tra l'altro di cieca. La moto di cieca. Con i colori di cieca. Guido alla cieca, sì, grande. E questa sarebbe, milestone. Questa voleva essere una pietra miliare, cioè la milestone. Questa è la strada per il casello, non scelta e quindi sbarrata. Qui c'è Pioltello, qui ci sarà scritto Pioltello e qui ci sarà il Pioltello Monster che avvolge il palazzo. Bellissimo. E i più affezionati dei Financial Update sanno di cosa stiamo parlando. La prof del dottorato dove sta? Vabbè, qui i miei amici mi ammazzano. L'avevo simboleggiata come il mostriciattolo, sul blog, come il mostriciattolo. Il mostriciattolo di Bubble Bubble, quel teschietto. Se me lo piazzi vicino a Rob, vabbè, fai tu. E vabbè, mo vediamo, Manca la via Appia. Vabbè, ragazzi, volevo metterci un cartello tipo qui all'inizio del percorso con scritto via Appia.
in realtà. E qui c'è Ulli, eccolo lì, sì. Qui c'è la sede di Ulli, la sede di Google, con la scritta Mr. Rip, i sacchi di soldi. Questa è la bandiera svizzera, ma è anche un medikit, perché tirare un sospiro di sollievo da pioltello. Poi qui ci dovrà essere il PNG della prima schermata della home del blog originale. Bello. Questo sarebbe la machine learning, questo è un cervello digitale, quindi questo è lo stop machine learning. Qui ci sta un passeggino doppio, quindi doppio. Non fate figli. Qui c'è anche un po' di libretti buttati, c'è libretti postali. Ma qui considerate che questi potevano essere libretti postali. Potevano essere libretti postali, effettivamente. Poi qui c'è PNG Link, che pure qua chi bocca pi capisce. Chi bocca pi capisce, per evitare cause in una fossa che prende fuoco. PNG Link, qua tanti links, cosa fanno tanti in links, inglese? Immagini, scimmie. Esatto. E qui ci stanno le nuvolette, perché non si sa dove andrà a parare. È il futuro, capito? Io di Shane. Esatto. Che dite, vi piace? Ci siamo capiti, esatto. Vi piace? E questo è il percorso di vita di Rip, col futuro. Bellissimo, io... citazione a Silicon Valley, tra l'altro, esatto. Quale? È bella, la sigla di Silicon Valley è fatta così, è isometrica, no? Ah, è vero. E l'idea era un po' anche quella... È animata 3D. Quando la facciamo 3D animata? Sta fatturando. Sento il rumore di fattura. No, ti mando il file dei miei amici che stanno animando. Attenzione, ma che è davvero? Aspetta, non finisce di stupirmi. Una bomba, stupendo. Dov'è Boris? Attenzione, fermi tutti. Ragazzi, Boris c'è la SIAE. Purtroppo c'è un brutto problema di SIAE. Quindi. Vabbè, come PNG Link si potrebbe chiamare. Certo. Panatta, no? McEnroe. No, ci si può fare una boccia con un pesce. Una boccia con un pesce, ma ok, idee, dateci qualche idea. Una boccia con dentro una roba che sembra il pesce di Boris, ma che è un'altra roba. Dallo, che devi fare? Il video è una roba? Sì, ma è una roba elementare, togli la risoluzione dell'audio, che ci stanno le voci dei miei amici. Tranquillo, altro non c'è audio. Non c'è l'audio. Me lo fa scaricare. Save as. Fa scaricare. Ah, HTML, salva la pagina, sto salvando. No. Vabbè, ma si può fare lo stesso. Vabbè, farlo vedere. Si può fare lo stesso. No, però se... Open in... tipo apri in un'altra scheda, fai... Forse da lì, vai i tre puntini là, vai sui tre puntini... Aspetta. È che quando finisce facendo tutti i nomi dei tre punti. Ah, c'è download. Ah, ok. Ma pensa un po' tu, c'è anche il download, hai visto? Noi lavoravamo a Google. Grazie. Allora. Senza... Fammi controllare su OBS che non ci sia l'audio. Non c'è l'audio. Allora. Questa... possiamo anche vedercelo in quest'altro screen share. È una cosa proprio preliminare, ragazzi. Poi. Okay. Questo è il mio amico che fa Chuck e dice che questa è la prima prova. Prima. È già finito il. Aspetta, che fanno adesso? Piano. Dio. Questa è la prima versione. Però guarda, aspetta, è la prima versione, ragazzi. Qui stiamo facendo le prove. Qui si animeranno tutte le cosettine. Ci stanno lavorando oggi pomeriggio. Questa cosa qui che avete visto adesso sarà il countdown di Twitch. Grazie, ok, sono commozionato. Questo sarà il nuovo countdown di Twitch. Vedremo se farla in isometrica o farla così, vedremo come viene. Sarà il nuovo countdown di Twitch e poi alla fine arriverà in live. Giorgio, sempre la pedina di Giorgio arriverà in live. Aspetta, vogliamo coronare un attimo un sogno. Dovrebbe stare qua da qualche parte, se visto che stiamo a far vedere tutto. A sto punto ci stiamo proprio a svenare, proprio tutto stiamo dando. Mi voglio rovinare. Esatto. Abbiamo il logo, facciamo anche del logo, che ne so. No, il logo l'abbiamo già fatto vedere. L'abbiamo fatto vedere tante volte, esatto. Troppa qualità, a noi in fondo piace la merda. Ma neanche troppo in fondo. Bisogna compensare la carenza di contenuti, ragazzi. Cioè, dobbiamo fare qualcosa per compensare il fatto che non si fa niente. Solo marchette d'ora in poi. Solo marchette, questo è il medical dimension. Un altro Twitch non è possibile.
Ecco, guarda, aspetta, ti mando questa intanto, ti mando la nuova versione. Mancano i milioni investiti con la banca di Roma nella bolla Dotcoin. Ah, sì, troppa roba, ragazzi. Però belle idee, belle idee. Poi faremo altre cose, ragazzi, eh. Questa è la moto di cieca, la PS. No, bellissimo, bellissimo. Questo è sostituito adesso. Racconta la storia, racconta il perché. Ah, raccontiamo il perché. Loro lo vedono adesso? Ora vediamo. Torniamo qua e facciamo, cambiamo scena. Possiamo mettere che sta così. Ecco. Allora, questa che sta nella curva dove prima c'era una macchina, che cioè, di qua c'è... Aspetta, no, chiudere. Qua c'è questa macchina gialla, per simboleggiare i... Ma c'ho la panza. Ecco fatto. Questa macchina gialla che simboleggiava i videogame che ho progettato, di cui ho fatto parte, diciamo, nello sviluppo degli anni Milestone di Racing, però io ero preso giochi di moto che di macchine. Ho detto, fai la moto di Carlos Checa. Cioè, perché quando io stavo in Milestone, c'era sempre il momento in cui dovevamo debuggare, ci mettevamo tipo in 10 a giocare insieme, e io prendevo, andavo subito contro mano e andavo a sbattere agli altri, pigliavo sempre Carlos Checa, era un pilota, non penso che corra più, e si incazzavano i colleghi, dai Giorgio, ma perché giochi contro mano? Per me, ragazzi, guido alla cieca, e quindi guidavo come Carlos Checa, e a quanto pare mi hanno fatto la moto di Carlos Checa. Dai, non è proprio forse lo stesso modello. Se ne frega, però. Però è quello, dai, con la PS2. Non si vede il controller, che però è venuto benissimo pure quello. Dai. Bella, bella. Bellissima, ammetto che... Adesso ti mando... Bisogna poi equalizzare il numero di poligoni, perché questo qui è fatto sì, in dettaglio, questa sì, è... Sì. Guardadone, diciamo da... Beh. Da art director, mi viene da dire... Guarda, ti ho mandato un'altra foto... Che anche questo è un work in progress, ragazzi. Qui state vedendo. Ma Sony che ne pensa? Tutto approvato. Raga, ma non pedico. Chiamiamo la PS2, la TS2. No, quella è. La P la trasformiamo in una QS2. Chiamiamo Nintendo Wii. Ci scriviamo sopra Nintendo Wii, così nessuno ci può far causa. Dite che rompono con gli occhi questa roba qui. La Polystation. Ci possiamo scrivere Polystation. RIP 2. Oppure RIP qua dentro, ma c'è il PS2. Ok, sì. RIP e sì. Via. Mica se può. Dove sta pedalando qua? Mica se possa arrabbiare per sta quadrato che ricorda vagamente una console generica. Il signor Mario Sony non credo che veda le live. Vabbè, ma per sicurezza. Andiamo sul WhatsApp. Sì. Che fa ancora troppo caldo. Cos'è sta monnezza? Bello, cos'è? È il RIP funghetto, è la preparazione del RIP funghetto, bruttissimo quanto bello. Porca miseria, questo è il RIP fungo 3D, oh my god, devo decidere ancora se faccio causa o meno, poi ci penso se faccio causa. Questo è il RIP funghetto 3D. No, è la prima bozza del RIP funghetto 3D. Ma parlo di funghetto, sapete di cosa sto parlando, ovviamente. No, aspetta, via il porno, tutto quanto, aspetta. Allora. Parlo di RIP funghetto. Ad break, perché? Ogni tanto partono gli ads. Twitch, però non lo dice Twitch. Se vado su... Infatti, RIP funghetto dovrebbe essere la pedina, tipo pedina del Monopoli, capito? Questo è il RIP funghetto original 2D. Original taste. Già PNGizzato con le versioni in realtà, pure fatto scontornato male, selvaggiamente. Questo è il RIP, c'è pure un buco qua sopra. Sì, esatto. C'è un buco qua sopra. Vabbè, fa niente. Questo è il RIP funghetto originale. E questo è un tentativo di farlo 3D. È un primo tentativo. Il RIP funghetto dentro la boccia. Poi ci abbiamo per Boris anche mettere un calendario sul mese di aprile. Beh, è veramente troppo layerata. Anche RIP bambino, vi prego, RIP nuvola, queste cose qua. Ti mando anche queste, aspetta. La pedina deve essere RIP funghetto per forza. Questa sarà la pedina che si muove? Sì, per questo è molto piccolina. Che non vi faccio caso, tranquilli. Adesso ti mando due cose che se le vuoi far vedere sono quelle che ti avevo mandato, poi tu non hai reagito. Vediamo. Ci sono i futuri. Vediamo un po'. Oh mio Dio.
è bella, ma che cos'è? Sono le future thumbnail dei futuri i soldi degli altri, ok? Questo, il mio amico mi ha detto che questo qui sarebbe, aspetta, te lo dico subito, sarebbe come investe Pazuzu, questo è quello che stanno vedendo loro, mi sa. Quello stanno vedendo. Questo qui è come investe Pazuzu il demone di Babilonia, questo qui, ok? Che ha... si vede anche il logo nuovo qui, ragazzi. Sì, ha perso tutto in una carestia. Il logo nuovo. E questi simboli qua che vede, quel simbolo verde, sarà il simbolo dei soldi degli altri. Bello. Che sarà nel thumbnail in alto lì. Bello, bellissimo. E ho visto anche dell'altro, ho visto. C'è anche un altro che è qua. Meme de... per intenditori di meme, cioè, come investe il faraone. Questa è la maledizione del faraone. Non so se avete visto i meme della maledizione del faraone recentemente, però questa è come investe Ra, il dio del sole. Non mi ricordo così che aveva detto il mio amico, ma comunque bello, bello, esatto. Quindi praticamente i video avranno, le thumbnail avranno un angolo in alto. Vuoi spiegare il meta oppure sti cazzi? I video avranno un angolo in alto fatto tipo questo, forse leggermente più piccolo, in cui dal colore e dal simbolo potrete capire di che tipo di video si tratta, fondamentalmente. E avranno dei colori diversi le varie tematiche sul primo canale, sul secondo canale invece no, perché il secondo canale non ci va la qualità. Secondo me non c'ho tempo di fare 12 video a settimana. Fritte. No, non sono abbastanza fritte, lo so, però il mio amico che ha fatto questi meme, se così li vogliamo chiamare, è un memer di lunga data, uno dei vecchi amministratori di Merda Postaggio, pagina Facebook storica. Ragazzi, c'è del fettume, un'insalatina bella croccante, qui sono meme mortissimi e lui sicuramente mi vorrà male adesso che ho detto questa cosa. Però ci sta. Diciamo che ci stiamo, è uno showreel del montatore, delle capacità del montatore dei thumbnail. No, questo è per chiedervi, ragazzi, vi piace la direzione del branding in cui stiamo andando? Voi che siete qui, questo manipolo di uomini, di irredentisti, questi 300, quanti sono? Non si vede più niente. E poi guarda, vedi questi due e togli quegli altri due. Allora, togli quei questo due. Lo levo, questo e metti. Questo lo metto. 252. Ah, abbiamo cacciato via la gente. Vabbè, stiamo facendo un po' di meta. Va bene così. La lapide non c'è più. C'è. È un percorso. Si va verso la rimozione. Sembra più una palla. Con la palla intorno sembra più una palla, Con la palla intorno sembra. No, ma si vede che è una lapide, ragazzi. Ragazzi, era una lapide, ragazzi. Pure questa cosa che questo ufficio si chiama la cripta, ragazzi. Meno e poi ho visto una versione da qualche parte, mi ha mandato che c'è anche ancora una lapide attorno. No, la versione che c'era una versione non del logo, ma di qualcosa che ha fatto vedere che c'è ancora una mezza lapide attorno. Io ho detto bella parte della lapide, non so che cos'era. Era la mano che usciva fuori coi soldi, credo. Ah, dici che la mano usciva fuori così? Può essere che fosse un mock-up di quello. Sì, era quello. Ok, può darsi, sì. È vero, la mano usciva fuori con i soldi. Sì, abbastanza convinto. Mm-hmm. E, è una roba. Torniamo. Togli, rimetti. Rimettiamo la roba. Mm-hmm. L'ombra sotto l'angolo forse è troppo. Ok, per me il logo attuale è iconico. Ci sta. Sì, certo. Ragazzi, è iconico. Il logo non mi piace, è un po' anonimo. Ragazzi, vi prego. Ma al posto del cerchio si può mettere la forma di una lapide. Al posto del cerchio. No, il cerchio è l'immagine di YouTube. No, intendeva, penso... Ah, sui video? Questo cerchio qua. Ma adesso è il cerchio questo. Che vi confonde, perché la scritta è a forma di lapide. È la scritta stessa la lapide. Ma è la panza. La scritta è a forma di lapide. Quindi posso stare il tavolo indietro. Sì, basta. Via tavolo. Allora.
Sguardo. Torniamo. Il mouse è rimasto col tavolo. Aspetta. Ah. Allora. Ah, ma è la panza. Dicevamo, sì, a volo mettiamo... Ok. Ale. Tutto è... La scritta chat è necessaria, ridondante e ruba altezza. Good point. Chi l'ha scritto? Good point. Venga a cercare a casa. Comunque, chiunque l'abbia scritto, sappi che ci stiamo già lavorando. Vedendola adesso che l'abbiamo fatta, okay. O la rimpiccioliremo o la toglieremo del tutto. Nei prossimi giorni vedrete dei cambiamenti. Si potrebbe fare un basso rilievo con la scritta in una lapide. Sì, sì, anche a me non piace il logo. Non piace il logo attuale, mi ricorda piante contro zombie. Questo qua verde? Logo attuale che intendi? Quello vecchio? Logo vecchio, sì. Il logo vecchio. Sfondo grigio, c'è la scritta che... Il logo attuale... No, il logo attuale è brutto, dai. Questi sono i tuoi amici che stanno... Cioè, i tuoi amici che stanno scrivendo. No, no, no. C'è un mio amico che sta guardando. Io farei del grigio. Si può fare la scritta che lo sfondo, sfumato 3D, scritta verde... Non fate arrabbiare Matt, ragazzi. Torniamo un attimo giusto per capirci. Sto zoomando male, ovviamente questo è sgranato. L'originale potrei cercarlo e si vede che ci sta un portafoglio con i soldi. E qui uno, un coder che sta qui. E, a me piace. Ragazzi, fatto delle diverse proposte, andava rifatto, ragazzi. Dai, onestamente, fatto con Paint, faceva cagare. Ci sono affezionato. Però se volete, per chi lo vuole, potrebbe essere nel merch. Il merch con il logo vecchio. A tiratura limitata, ragazzi. Anch'io preferisco il logo vecchio. Storicamente quando c'è un cambio di identità, anch'io ogni volta che qualche azienda che mi piaceva cambiava logo, dico no, che schifo, quello vecchio era meglio. Poi in realtà dopo anni riguardi i loghi vecchi, sono cringe. C'è niente da fare. Se lo riguardi tra 5 anni, guardi il logo che è diventato nella quotidianità e quello vecchio diventa di un cringe galattico. Sono affezionato, ma sono consapevole che il logo era abbastanza... Potremmo farci qualcosa. Cioè il logo vecchio starebbe bene su una tazza, secondo me. O sul secondo, sul canale Giorgio Cognome. No, non lo so. C'è anche lì l'idea di cambiarlo? Io sul canale Giorgio Cognome metterei la tua faccia. Come simbolo. Potreste disegnare la R di Mr. Rip in formato corsivo in modo da riempire di meno il logo e sfruttarlo per dare più profondità. Abbiamo fatto varie prove e questa è quella che somiglia la R di Mr. Sì, quella che somiglia di più a una lapide da lontano. Se la vedete, mo perché la vedete grande. Se la vedete piccola, la cerco un attimo a full. Poi può non piacere, ragazzi, per carità, però è molto più brand rispetto a prima. Io ho avuto tante proposte, non so da Matt, anche altra gente che ha voluto provare a fare qualcosa così di rebranding, di idee, di guarda questo logo, mi hanno fatto sempre tutti cagare, serio. Questo quando l'ho visto ho detto mi piace, mo va a capire, va a trovare, io dovrei mettermelo in qualche modo facile. Ma cercalo sui media, no? Logo, non è detto. Cercalo sui media. Logo, sconto, questa è monnezza, sta roba, 2022. Cercalo sui media nostri, i media della nostra compagnia. Sì, ma se non stanno su web, come si chiama? Se non stanno su web, non li vedi per forza, te lo dico. Se non stanno su WhatsApp web, li vedi così. Eccoli, i media nostri. Niente. Però l'altra volta l'abbiamo fatto vedere. Esatto. L'abbiamo fatto vedere l'altra volta. Vai su Doc. Ci provo. Vai su Down Desktop. No, vai sui nostri cose. Vai su Docs invece di Link. Okay. Lì. Ops, scusa. Lì, Docs, no, questi sono quelli che mi hai mandato tu, no, sì. Niente, aspetta, sono convinto che in qualche modo lo trovo, logo, ecco il mio amico che ci sta seguendo, vi parodia, dicendo potreste scrivere il logo con caratteri cuneiformi incisi in una tavola di cera, potremmo. Oppure potreste magari
Logo. Logo scontornato. Perché non c'è logo brutto? Perché un file sia logo, logo brutto full? Guarda, eccolo, te l'ho mandato. Me l'hai mandato. Vediamo un po'. Eccolo qua. Niente. Niente, devo scaricarlo. Niente, devo scaricarlo. Eccoci. Ah, che fatica che ce l'ho. Allora, mettilo piccolo, fallo piccolo. Così. Di più, più piccolo. Fai vedere che più lo rimpicciolisce, più sembra una lapide. Vedi, se tu lo vedi piccolo, come è nel canale, è piccolino, è una lapide, è carino, dai. Andiamo un po'. Grazie le banane sanno di pesce. Ci sta il logo nuovo e direzione che stai prendendo. Metterei più contrasto tra lapide e cerchio. Il cerchio non fa parte del logo, il cerchio è solo per metterlo nella thumbnail. Il cerchio, il logo di per sé è solo la parte vera. Ah, nella thumbnail col cerchio. Non è detto neanche che ci sia nella thumbnail il cerchio. Il cerchio è che l'immagine del, cioè l'avatar del canale è circolare, no? È molto minimale, ma ci sta. Secondo me i colori sono off. Abbiamo anche altre versioni dei colori. Off significa brutti. Sì, sono un po' off. Ok. Abbiamo la versione... Aspetta, il linguaggio di voi giovani. L'importante sono i contenuti. Bravo, bravo, bravo. Se il cerchio fosse grigio lapide... MR dovrebbe essere più piccolo. Però ha detto Matt che quel fa con la maiuscolo conviene bene. Fai lapide. Cioè questo la MR fatti maiuscoli sono per dare il senso di lapide. Segniamo un po' il verde sul grigio, non è un granché. Esatto. No chat, il logo è buono, giocherò un po' con i colori scritta. Il logo è bello, dovreste enfatizzare in qualche modo i contorni della lapide. E un po' ci ho pensato anch'io, in qualche modo. Se ci fosse tipo un... Ma i contorni della lapide sono già le lettere, cioè dovresti chiudere gli spazi sopra. Una roba esterna fa cagare, è una roba esterna che circonda qua. Può cagare. Fa un po' cagare. Non lo so, gusto mio vale il gusto tuo in questo caso, eh? No, a me non dispiace. Se ci avete voglia di fare due esperimenti in più, però... Guarda, aspetta, ti mando. Dicevo, un grigio nero lapide, ok, ma a me piace l'idea, non piace il portafoglio né la figura seduta. Portafoglio me l'ha chiesto lui. Portafoglio l'ho chiesto io. Volevo anche mettere tipo un bambino qui dentro la R, tipo un toddler, un bambino che gattonava, però è una cazzata sicuramente. Gli richiama lapide è debole secondo me. Nemmeno il font. Ma a me invece piace il font. Carino, ottimi contrasti, aggiungerei un contorno sottile. Ecco, forse quello. Ah, anch'io ho detto potrebbe... Proviamo, ma non si vedrà. Proviamo. Comunque. Non si vedrà. Perché non si vedrà. Vogliamo vedere la roba esterna. Che significa Mike 3313X? Non capisco. No, la linea esterna non aggiunge niente. Ah, intendevi dire una roba... Ok. La roba esterna fa cagare, è vero, però anche secondo me richiama la lapide è debole. Ma ragazzi, l'omino sotto la P è bello, il disegno in mezzo alla M si perde, il portafogli. Sì, si perde. Onestamente, quello serve un po' a riempire ed è uno dei simboletti del... Cioè sia l'omino sia... L'omino è il simboletto della... dell'intentional career development, intentional living, robe così. Dove sta? L'omino. Ah, l'omino. È uno dei simboli. Vabbè, cazzi suoi. Perché c'ha il portatile, no? Perché il concept è che l'omino della vecchia lapide c'aveva il computer fisso, quello della nuova c'è il computer portatile, ah, che è nomade digitale, capito? Bello. E... Ho fatto il classico. Ciao Simone Ferrero, bentornated. Stiamo facendo un po' di meta sul... Sì. Stiamo montando la cripta, siamo io e Matt, ci stiamo divertendo. E poi, che altro volevo dire? Che stavo dicendo? Che l'omino fenomeno digitale... Ecco, non è necessario che sia proprio una lapide. Cioè, la lapide non c'entra manco niente con quello di cui si parla, quindi... Però era rip. Però richiama, capito? Richiama. Richiama. Le due immagini piccole in formato ridotto sono inutili che si perdono completamente. Vabbè. Sì, però ci stanno. Ci stanno.
Se diminuisce lo spazio tra MR e RIP, forse la lapide è più evidente. Ah, dici che è troppo nero qua. Ma ragazzi, veramente non vedete la lapide? No, cioè, seriamente, forse io la vedo, cioè... Perché... Ah, io la vedo, la vedo. Cioè, mi è piaciuto perché un po'... Ti dico, sembra un po' come quando Google fa dei cambiamenti alla visualizzazione degli ads, perché si scoloriscono ogni tanto, sì. No? Ogni step sembra ragionevolmente vicino al precedente. Poi fra tre step diventerà una giraffa che vola. Esatto. Però questo rispetto alla lapide, io ce la vedo la lapide. Cioè, ce la vedo. È un po' tipo il test di Rorschach dei vecchi e nuovi scritti, praticamente. Con questa cazzata del portatile ci hai convinto. Hai capito, sì. Così ci si vede. Ma è la seta nera. Marcello Scani, se stai vedendo, Marcello Scani. Flatmates, io te. Io come omino Mr. Rip immagino il protagonista del film Weekend col morto. Perché? Weekend at Bernie's. La lapide si vede, mi spedisci il cappellino, manco morto. Farei solo la... Allora, andiamo un po'. Dottor Drales, farei solo l'area sotto la lettera in... Farei solo l'area sotto la lettera in grigio, il resto in nero, evidenziare la lapide senza un outline. Peccato che YouTube non dia la percentuale di viewers daltonici, perché secondo me... Ma io adesso ti faccio vedere, ti mando un'altra... Io dico che si vede da dove si vede. Se, oh, ok, tasty toast. Io dico che la lapide si vede se si sa da dove si viene, cioè chi conosce già RIP ci vede. Cioè, ok. Però quello vecchio è ancora tanta roba, fa ridere anche... ad una persona che non sa chi è Mr. Rip. Ci sta. Ah, ottima idea, sondaggione. Oddio no. Qualcuno ha suggerito il sondaggio e via, e si fa il sondaggione. Proviamoci. Slash poll, vai. Poll. Ah, l'ha fatta già... Ok, no, perfetto, l'ha fatta già partire qualcuno, penso Matoxi. Lapide sì. Ah, lapide sì o no che significa? Logo vecchio? Lapide sì. È un sondaggio mal posto. È un sondaggio mal posto. Chi l'ha fatto partire spieghi. Matoxi, l'hai fatto partire tu? Scaricato. Spiega Matoxi. Lapide sì o no che significa? È un voto per il logo vecchio versus nuovo? È un voto per aggiungere la lapide a quello attuale? Spiegate. Non si capisce. Ah, se si vede o no? Hanno proposto questa domanda. Cioè, penso che la domanda sia: si vede la lapide o non si vede? Quindi il sì è un voto per affinché, cioè, indica sì, si vede la lapide su questo logo. Se si vede o no, altrimenti ho votato male. È un voto se si vede o no. Ok, vabbè, lasciamola così. I numeri sono bassi, la partecipazione è poco presente. Si vede il marsupio. Dov'è? Disambiguare, ho votato il contrario. Detto era mal posto. Ma tanto questo non ha peso. Tanto non ha peso. Non avrà nessun. Poi dipende quanta gente vota. Se votano miliardi di persone, stiamo a poca partecipazione attiva, ragazzi. Si sta votando per il sì. C'è una discreta maggioranza per il sì. Siamo 70-30% per si vede. Vabbè, tipo se prendi il logo di Twitch, mica ha scritto Twitch. No, beh, sì. Si può cambiare voto? Boh. Penso di sì o no? Lo so. Provo io, voto, metto che si vede, sì. E posso votare poi anche no. Però io sto votando da... Oddio, stancante stare in live, eh? Già. E quant'è che stiamo in live qua? Dove sta? Non c'è scritto? Neanche un frame perso per lag. Dai, che bello. Cioè, questi numeri qua non ho mai visti così bassi. Zero. Bello, non te la creare. Bitrate se bisogna alzarlo, però. Che è sto bitrate dei poveracci? Adesso, almeno tre volte più alto. 2 ore e 7 minuti. Bello. Beh, adesso, fra un po' chiudiamo. E non mi vedrete mai più. Mai. Tornerò in cantina. Ho visto più democrazia nel Taiwan continentale. Taiwan continentale che la Cina. L'ho presa. Ma entrano un po' di sono... Sì, perché in effetti bisogna tenere chiuse le finestre, poi fa caldo. Papà, ma è ancora estate per davvero. Comunque, ragazzi,
Cosa rimane da dire? Più o meno ci siamo detti tutto. Abbiamo raccolto opinioni. Per quanto riguarda, abbiamo fatto un po' di feedback sulla la parte chat, potrebbe non esserci. Abbiamo visto un po' la resa col tavolino. Allora, l'inquadratura piace comunque. Sto microfono fa tutto, praticamente. Adesso poi vedremo il VOD. Come voi sarà. Mi confermate che avete sentito bene. Quindi fra un po' cresce, non sta crescendo. Quello è il bitrate che vuole Twitch. Paolo Coletti ha fatto una live da 5 ore. Ma Paolo è... Ma lui tornerà a casa. Bestia. Se volete possiamo rimanere in live fino alle 2 di notte a guardare, fare solo reaction, che poi monterò... Diciamo tu... ragazzi, abbiamo... Solo reaction. Cioè, lui ha lavorato tanto, io a guardare lui mi sono stancato tantissimo, ragazzi. Cioè... Io volevo portare sul canale una presenza caotica e credo di averla portata comunque, una presenza un po' caotica, insistente. Dice, ma questo quando è che se ne va, quando è che se ne va da qui? Te vogliamo più invece? Te vogliamo, non lo so, non credo. Ma forse in distanza, ci potrebbero stare un paio di format. No, perché no? Oppure qualcuno ha detto sostituisci Tommaso nel tabellone podcast? qualcuno ha detto nuovo host del tabellone podcast? No, ma dobbiamo fare learning in public, io te l'ho detto, perché siamo entrambi avid learner. Lui ultimamente è una delle mie sorgenti di discovery, mi consiglia cose, dei bellissimi podcast che abbiamo visto entrambi. Dobbiamo fare roba assieme, Matt. Sì. Poi, per chi non lo sapesse, dai, fatti fare, perché... È che poi arrivano, però non vedono niente, mi sento in colpa, devo fare video. Lo fanno. Quante finestre abbiamo aperto? Tante. Ciascuna con 70 immagini... Cioè, Matt, si sente in colpa. Fai una cosa, non li mandare sul canale. Non li mandiamo sul canale. Manda un canale, eh? Mandali sul blog. Li mando sul blog. Che okay. È vuoto per adesso, ma sarà pieno dai prossimi giorni. Esatto. Ci sarà roba dai prossimi giorni. Abbiamo detto essere. Mattfausto.com. Mattfausto.com. Se si vede bene. Pieno di lorem ipsum, che è più di così. Pieno di lorem ipsum. Eccolo qua, Matt Fausto. Guarda che bello, guarda che bello il template di Squarespace, eh? Guarda che bello. Qui ci saranno delle storie settimanali di fantascienza ambientate in un universo su cui lavoro da 5 anni. Questo è che spiega chi sono. Questo è tutto quello che spiega chi sono, cosa voglio fare, vedi? Matt è uno scrittore vero, grande Matt. Qui poi vai giù. Poi uno che già chiama i blog, il post numero 1, post numero 2, post numero 3. È bello, capito? Fatti nel 2019 e è fine. È bello, capito? Questo non era previsto che si vedesse. Che font ho usato? Non lo so. Questo era il template di un negozio di cactus. Quindi questo ho trovato e questo ho usato. Bravo. La rubata, qui, ma Gesù l'ha già perdonato. Ci saranno essays sulla creatività, se vai giù. Lunghi essi sulla creatività. Qui sto per scrivere un libro di fantascienza che sarà anche la mia tesi universitaria e farò aggiornamenti completamente aperti sulla mia creatività, così come lui fa con la finanza, io farò con la scrittura creativa, per niente influenzato da lui. Qui random thoughts a caso che ancora non sono sempre 1, 2, 3 sempre 1, 2, 3 e poi standalone stories che non ci saranno mai perché devo tradurre quelle in italiano che ho scritto negli ultimi anni. E ci saranno belle cose. Questo ha scritto libri da 600 pagine. Cioè, sì, metà. Ragazzi, Matt Faust. Se volete, Matt learns how to use a computer. Si può. Sì, si può. Come usare un computer. Ecco, lo imparo da Matt. Solo se Matt si fa con me il format in cui io lo posso vessare per farmi spiegare cose elementari. A Zurigo non c'erano zero zanzare? Sì, però siccome è estate e sta facendo un'estate molto, molto italiana, se devo dire. Ha fatto anche 35-36 gradi, adesso sta facendo quasi 30, tornerà a 30 venerdì tipo. Qualche zanzarina si è manifestata, però siamo ancora a livelli un decimo dell'Italia, per cui alla grande. L'ho già letto tutto, beh sì, ci vuole molto, ma il libro no. Il libro. Ragazzi, arriveranno cose presto, se volete arriveranno cose. State tonnati, stay tuned. Come posso stare tonnati? Se lui non mi fa lavorare, io scrivo. Attenzione, io ho visto un bottone qui. C'è un bottone. Il bottone porta a un canale YouTube. Tanto mattfausto.com. Mettiamolo. Devo ancora settare tutto. Io lo faccio, hai messo tu il bottone. Eccolo qua, Matt Fausto. Lo facciamo arrivare a 1000 iscritti, sto ragazzo, sto giovanotto. Anche perché fa dei video che so
bellissimi. I prossimi saranno più molto diversi da questi, ma più belli. Ha documentato la sua esperienza con NaNoWriMo, che sarebbe il National November Writing Month. È una specie di writing month. Novel, non è November? No. Il mese di novembre nazionale è novembre, non ha senso dire. No. Perché come si faceva a novembre da NaNoWriMo? Sì, sì. No, vediamo che significa NaNoWriMo, aspetta. Significa National, lo sai meglio te sicuramente. NaNoWriMo. What is NaNoWriMo? Non te lo dicono. Eccolo. National Novel. Ok, però guarda caso, si fa a novembre. Praticamente, ragazzi, sarebbe scrivere un libro di come minimo 50.000 parole in un mese, ok? E viene brutto, vi posso attestare che viene brutto. E lui il suo percorso l'ha documentato giorno per giorno, daily vlog, che cura nella narrazione, no. In inglese. No, però bello, proprio ciò, detto, che figata, voglio che continui. Stavo morendo, i prossimi video saranno io in natura che parlo di cose creative, penso. NaNoWriMo is over. Poi qui puoi vedere che cosa è successo 8 mesi fa che ho smesso di fare video. Cosa potrà essere successo che mi ha fatto smettere? Sono stato a montare 10 ore al giorno, non solo per lui, ma solo grazie a lui, però. Grazie a cognome, sa. Questo forse l'ho visto. È su ChatGPT, sono io che parlo di ChatGPT. Ah, mi sei messo a fare il tabellone da solo, l'hai provato, eh? Dalla spallata, esatto, il tablerino. Ammazza, oh, vedi? La nofap degli studenti di il nonato November. Esatto. È vero. C'è anche il Movember che è più importante, però. Tutto novembre si fa, sì. Che palle. Perché il sondaggio come è finito? Com'è finito il sondaggio? Abbiamo visto? Ormai non si vede più, non so com'è finito. Era sui 70-30, però come si vede il sondaggio? Ma Matt è lo zio di Liam Grieco, cioè sarei il padre, il fratello di Ivan Grieco. Grazie, le banane sanno di pesce. Scusate, ho avuto lì. Sei lo zio di Ivan Grieco? Ivan Grieco è il figlio di... Scusa, Liam Grieco è il figlio di Ivan Grieco, no? Ma Ivan Grieco c'ha... Cioè, un momento, Liam Grieco quanti anni ha? 2, 3? Sì, penso sia piccolo. Ah, ok. Per chi altro hai lavorato? Per chi altro ho lavorato, se si può dire. Lavoro per una startup, di cui non dirò il nome, che però è la startup per cui lavora pure Tommaso Di Stefano. Già. Viste.io. È tutto un giro. Liam è il figlio. Ok. E che tutti i pelati si somigliano. A me una volta mi hanno fermato i carabinieri dicendomi: ah, capitano, come va? E io, no, è veramente. Capitano di che? Dice: ah, somiglia molto al nostro capitano. Capitano di che squadra? Dei carabinieri. Vabbè, ok. Per me sei Visos, cioè tu sei un po' Visos. Un Aranzulla Visos. Mi hai detto Dan Stevens l'altro giorno. Dan Olson di Folding Ideas. Folding Ideas è un gran canale, ragazzi. Concordo. Gran canale. Concordo. Quelli The Line Goes Up. Sì. Ma lui c'è ancora ci prova ogni tanto, coi capelli. Resiste. Sai che canale dovresti vedere tu invece che non segui? Vai, dimmi. The Spiffing Brit. Chi? The Spiffing Brit. È uno che rompe le cose, rompe i videogiochi, fa capire le meccaniche rotte delle cose, tra cui YouTube. È diventato quello con le live più viste nella storia di YouTube usando dei cheat di YouTube, perché fa tipo game breaking delle piattaforme. È in live in questo momento? No, rap. No, questo è un altro. Allora, così tanto per... Mi vado a vedere, mi metto in watch later questo qui. Non lo vedrà mai tanto. È il trucco, però. Ti faremo sapere. Ma vabbè, perché no? Può darsi che 10.000% retention. Ok, questo lo vediamo. È una roba carina per chi è fanatico di come funzionano le piattaforme, okay. Gli algoritmi, okay. Delle piattaforme. Ok. Che cazzo? Death Rate Roller Coaster? 100% death rate roller coaster. Ah, c'era un tot experiment
di un roller coaster che uccideva per forza tutti, perché era altissimo e poi partiva, c'era una serie di sette giri della morte con un'accelerazione tipo un G talmente alto che ti garantiva la morte alla fine, quindi era pena di morte per roller coaster, sarebbe una figata. Però devi essere così alto per poter essere... Alcuni mi dà il tasto watch later, altri no. No, la gomma no. Si carica male. Ok. È carino, fa tutte cose di meccaniche. Session 6 Extreme Edition. Mi fa binge watching di un canale che non avevo bisogno. Mi dispiace. Che cos'è questo? Sono tutte stock footage. Però a volte aggiunge baffi agli autokill a YouTube, quindi parla anche di meta. Questo qui che stai facendo YouTube video. Parla delle pubblicità, delle ads, perché si può pubblicizzare il proprio video adesso, ma si possono pubblicizzare anche video di altri. Non è previsto, ma si può cambiare il link. Pubblicizzando il video di altri, tu puoi scegliere a che quadrante di mercato mandare il video. Quindi dici, il video su Fortnite lo mandiamo alle vecchiette. Le vecchiette lo visualizzano, non cliccano, o se cliccano escono subito. E quindi il video viene ucciso nell'algoritmo. Wow. Quindi lui fa praticamente debugging di YouTube, fondamentalmente. Ok, ho messo un po' di video in watch later, poi daremo un'occhiata. Mr. Rip, come stai? Aspetta, come so. Stiamo per chiudere, ragazzi. Siamo tutti stanchi. Dobbiamo fissare cose. Domani è l'ultimo giorno che c'è Matt. Se ne va, purtroppo. Torno a dormire su un letto. Possiamo fare un minuto di silenzio per Steve Harwell, il cantante di Smash Mouth? È morto qualcuno? Hey now, you're an all-star. Non sapevo fosse morto. Fatto un minuto di silenzio. Guardatelo a 0.2 per. Ciao Rip, come stai? Mr. Rip, come stai? Oh, mi piace questa domanda perché è difficile rispondere. Come sto? Sto abbastanza bene e entusiasta per questa nuova stagione. Mi gioco tutto, a sto giro giochiamo tutto. Questa stagione si dà tutto o si torna a casa. Io il cuore ce lo metto, eppure l'occhio. Quindi sì, però sono anche molto molto stanco. Veniamo da due anni difficili, quest'anno è un altro anno difficile. Perché le bimbe ancora sono difficili, quella grande è difficile, quelle piccole sono difficili by definition, e ne abbiamo fatto zero pause, la vacanza estiva è stata comunque un tour de force, qui sono stanco ma entusiasta, un po' spaventato perché la sostenibilità economica non è facile, perché al momento questo è il mio lavoro e non copre i costi della mia vita in Svizzera, quindi mi do due anni per provare a vedere se posso fare qualcosa che ha valore per tutti, se no vediamo. Però quindi sono un po' eccitato, uncomfortably excited, come diceva spesso Larry Page, e però sono anche consapevole che non sto affrontando questo periodo nelle condizioni perfette. No, c'è chi ha chiesto di consigliare un libro. Vai, abbiamo il questo l'ho divorato su consiglio di Matt. In realtà era nel mio mirino perché parliamo di Andy Weir. Abbiamo già io e Matt parlato di Andy Weir. Io ho letto The Martian e Project El Merio è un capolavoro. Grazie Little X Dave. Grazie. Ciao Rip, non hai mai pensato di fare il consulente finanziario? Potrebbe essere un futuro. Richiede che io faccia degli studi specifici per capire per avere tutta quanta la normativa, essenzialmente. Potrebbe essere un mio potenziale futuro se la content creation a un certo punto diventa troppo difficile. Non ti preoccupare, con le bimbe posso solo peggiorare. Deep work sarà il mio... Quello che non può fare lui. Beh, adesso posso farlo, qui con lo studio posso farlo. Il motivo per lo studio è anche questo, diciamo. Avevo condiviso tempo fa una live precedente, però non abbiamo ricaricato, non ancora, deve ancora uscire il... Questo qui. Sì, esatto, però più o meno avevo detto, ma poi farò un contenuto apposito, ragazzi, non mi fate ripetere. Ma perché io sto su quella comoda adesso di sedia? Ma che ne so, perché mi stai piano piano mangiando tutto fra un po', diventa il tuo canale. E no, le mattine sono... Abbiamo la monetizzazione. Mattine sono deep work, mattina starò studiando e scrivendo,
E quindi se non rispondo a mail, non rispondo a Telegram, non rispondo a WhatsApp, è per così. Quindi il mantra sarà deep o si torna a casa. Go deep or go home. Go deep once or go to go hotel. E vabbè, fare thumb come il canale di Matt è un bellissimo complimento. Allora, le thumbnail, grazie, in realtà le frecce rosse me le sarei potute risparmiare. Le prossime saranno diverse. Sì, boh, stavo provando a fare cose. Questo qua che sono belle, vabbè, sono belle, sono fatte bene. Stavo provando a fare cose. E che stavo dicendo? Ah, le thumbnail. Cioè, sei Vsauce. Cioè, tu hai giocato tutta la tua carriera nel somigliare a Vsauce col cappellino di Andy Weir. Col cappellino di Andy Weir. Il cappellino è un segreto che anche adesso in realtà è perché quando non mi rado dico vabbè, ma non è tanto per un discorso di vergogna, è per un discorso che le luci colpiscono male, poi non si vede. Ma più ci sta il gemma di avere solo la montatura? Sì. Sì, grande. Perché se io faccio così, la luce si vede il riflesso. Sì. Invece se levo, non ci vedo niente perché ci vedo poco. Però così è più matte. Perfetto. Se ve ne accorgete, in molte serie televisive non c'hanno gli occhiali veramente, c'hanno... Bello. Comunque le thumbnail sì, ragazzi. Ci saranno le nuove cose. Dobbiamo fare foto! Domani. Stestate. Domani facciamo le foto nuove per le thumbnail nuove. Perché poi sto povero Cristo... ha fatto 1 miliardo di thumbnail con le stesse 10 foto del merda rotate. Quella c'è stata una, bellissima. Poi stavo dal basso verso l'alto. Quella per toccare il fondo. Che era bellissima, che lui mi ha scritto: sento il tuo dolore nel dover utilizzare sempre le stesse 4 immagini. E poi gli ultimi video sul canale. Ho finito gli assi sul cui parlare. Gli ultimi video sul canale sono tutti quanti i soldi degli altri. Quindi c'è sempre lui così. Dobbiamo rifare un po' le foto per le thumbnail, dai. Io non so chi te l'ha fatta, quelle andiamo. Me l'ha fatta mia moglie. Fammi un po' di foto che faccio pose diverse, una che rido, una che prendo per il culo, una incazzato. Che dobbiamo fare Mr. Rip Club, fatte fare le foto. È vero. Se Mr. Club. Se no poi mi fai delle facce durante fai le facce, guardi in macchina. Faccette, Nando, fai le faccette. Più non è abbastanza la linea, mi fai la linea comica. È molto importante, fai così e io poi le metto le nota, io non firmo tipo quella di oggi, la thumbnail di oggi che ho preso una faccia un po' com'era? Così. Ah, perché l'hai presa quella vedi, quella l'hai presa da non da, come si dice, l'hai presa da dal video però è stata, che infatti in teoria è spesso è meglio. Sì, però non le prendevo più dal video perché c'avevi tutti i cosi in mezzo e quindi ho smesso. Okay. E adesso la faccio di nuovo. Guarda, ok. Che bello, vedi? Sì. Video che è andato bene. Sì. Io sono affezionato a questo video, ma non mi è piaciuto. Però ci ho messo la gioia. Ho fatto tutto io. Ho pensato, l'ho girato. Infatti ha fatto cagare. Qui non c'è il mio zampino. Prendo le distanze, ragazzi. Diciamo che abbiamo finito. Mi si chiede se il CDA è stato liquidato. No, il CDA c'è sempre. Certo, ha un ruolo diverso da consiglieri. Matt invece ha un ruolo più operativo. Sono ruoli diversi, ma ciascuno fa il suo e così via. Io sono il sindacato, se loro sono il CDA, io sono le più i colletti, colletti blu, esatto. Si chiama letteralmente. Ok, perfetto ragazzi, diciamo che ci vediamo probabilmente verso fine settimana in cui do un po' più di dettaglio sui contenuti della stagione che arriveranno e poi la settimana prossima si parte un po' più regolare. E via, ragazzi, buona serata, buonanotte. Non so se c'è qualcuno che vuol fare il ride. A chi? Matoxi, se vuoi fare un ride. Se Matoxi vuoi fare un ride. Non so chi c'è. Lascio qualche secondo per eventualmente fare il ride. Al Cerbero, perfetto, mi piace. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Prima live, è andata alla grande.
Ciao a tutti da Giorgio e da Matt. Ciao ragazzi, ci rivediamo, mi rivedete dietro ai video. Ciao ragazzi. Chi lo sa?